Cinema, bentornati sul canale. Dicevamo ieri nell'ultima puntata della terza stagione degli Oscar e tutto il resto, la rubrica del canale dedicata alla stagione dei premi, che le stagioni dei premi ci hanno questa ambivalenza che sembra durare da una parte un'eternità e dall'altra svanire in un attimo, in uno schiocco delle dita. Però c'è anche l'altra faccia della medaglia, quella. Eh, sulla, eh, attraverso la quale sembra che le notti degli Oscar non finiscano mai. A me mi sembra, dopo quasi 48 ore di essere ancora lì davanti alla TV ad aspettare l'annuncio del prossimo vincitore, anche perché sono ancora qua a parlare di Oscar in diretta e di nuovo qui a parlare come di Oscar, al mio fianco c'è quel cretino di Paolo Innocenti. Sarò anche cretino, però chi l'ha inventato il format dell'UVFU? Eh? piega a 90 no eh? ecco dice sol, solita volgarità Michele, e... sai cosa fa uh, sale che tristezza <ride> che piaciuta che questa, tristezza eh? ragazzi secondo <susurrata> <susurrata> tra l'altro <susurrata> mi ha scritto un utente su instagram e dice che il sito si chiama solo fufu e uh, uh, è un emoticon ma noi siamo ignoranti ma non ci importa <susurrata> continuiamo a parlare allora diciamo studio. che dopo una prima puntata di estremo successo sul mio canale perché quella marvel è stata eh, anzi mcu la prossima potremmo farla marvel cine super su cine su cinema 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 allora ragazzi, come nella prima puntata con lo fu di Innocenti ma non troppo, o lo dirò sempre così eh, vi giuro anche nel momento più serio della mia vita lo dirò perché così. Perché secondo te Michele io ho questo fascio di luce che perché non va via? Perché sei un via. cretino, okay. ho detto ora. dicevo come nella prima puntata dello fu, schierata in onda sul canale di Paolo, dedicata appunto ai migliori film dell'MCU, Parte integrante del gioco di oggi sarà la vostra partecipazione. Chi <ride> utilizzerà una Super Chat per intervenire e ribaltare il nostro voto deciderà il passaggio del, eh, del livello del, della fase. Ma è così, fine. Michele, nostro guarda, nostro... guarda. No, falla non, cambiare una non cambiare Come no? Ma così no. è per l'Uvufu. Vabbè. però scrivimelo nuovo non mi mettere questo no è rimasto tutto il tuo questo è solo per la puntata di oggi leggi testa pennellessa dimmi che poi non ti voglio bene ma è di una bravura guardate ragazzi non sembrava eh? non sembrava ma veramente è sembra di talco un oh, eh, ok è banner. Allora, <ride> figami, eh, ma dov'è questo banner qua l'hai usato dal tuo no, è, è nella mia cartella sì ovvio ah, Bene, eh, ragazzi siamo, siamo oltre siamo e però di più Quindi, anche dicevo, le schede oggi chi le gestirà indovinate un po' il dottor Innocenti che è il giovane più esuberante allora voi sarete parte integrante del gioco sarete dei bastardi perché sapete che questo è un gioco che va dritto nel profondo del mio cuore perché tanti dei film che tratteremo sono vicinissimi al mio cuore so che siete dei bastardi sadici e cattivi e che a un certo punto interverrete per farmi piangere lacrime di sangue o almeno così spero perché potete mi fare le super chat solo a Paolo Innocenti ma dobbiamo fare anche delle premesse ripeto chi fa una super chat soltanto quando io e Paolo siamo in disaccordo se no poi vi sto fate come questo grullo se io e Paolo siamo d'accordo la no. Super Chat non cancella la scelta, esatto. però interviene, interviene quando io e Paolo non siamo in disaccordo. Vince o chi viene nominato di più dalla chat tra i due film, o chi usa una Super Chat più, col, col, dal valore più alto per far passare un film. Solo certo, quando c'è il disaccordo. Per essere chiari per non sbagliare. Però io devo allora, dire una cosa prima di iniziare. L'ho già detto in pre-live a Michele. A differenza dell'MCU, io non sono esperto di zitto. Oscar, quindi tanti film non li avrò visti, perché io no, solo negli allora, ultimi 7-8 anni ho iniziato ragazzi, a vedere. Ho tante ma ragazzi, ma ragazzi, Paolo ha detto questa frase, non sono esperto di Oscar. Paolo non è esperto di cinema, di, e di vita non, non è sappiamo, esperto. nonostante di vita di tutto. Non, non è esperto di niente. Ovviamente facciamo due premesse fondamentali al gioco di oggi. Sono 96 i film che hanno vinto l'Oscar al miglior film nella storia dell'Academy. Paolo ne avrà visti sicuramente meno di me, quindi ogni, sì. tanto, ogni tanto andrà anche a istinto, magari anche sì. vedendo chi è il regista, chi è l'attore o l'attrice coinvolta. Ma anch'io, che sicuramente ne so più di lui, non li ho visti tutti e 96. Quindi anche lì ogni tanto. Magari giustificherò eh, le mie scelte dove non c'è la visione del film. È chiaro che eh, soprattutto, che è l'ultima premessa che facciamo prima di partire, all'interno di questo gioco non Ricordatevi, eh, lo diciamo sempre quando parliamo degli Oscar su questo canale, non esiste un film migliore di un altro. Esatto, esatto. in rari casi è chiaro che è più bello il padrino di Barbie. Credo che anche Paolo, che ha amato Barbie, sia d'accordo, no? Sì. Però dico... Fra capolavori, fra grandi film che hanno fatto la storia, non c'è, non ci può essere un'oggettività. E quindi, visto che è anche parte integrante del canale, accettate fin da subito che ogni tanto le scelte, eh, magari saranno dettate anche dalla mia, dal mio legame o quello di Paolo nei confronti. Di quindi, se qualcuno sceglie il film del 2002 piuttosto che il capolavoro del 1954, capite che c'è anche, appunto, un, un coinvolgimento emotivo. E poi, dillo. Prego. dillo anche te il prete entra in chiesa va bene sì è, è la premessa sì è piaciuta questa no. siamo a salutare in chat nick striker 00 a Ciao. 1000 Ciao. Ah, e io ho paura di nick striker sinceramente e poi non ha scritto a 1000 però ok i, i film finalisti saranno everything everywhere all at once e nomadland buonasera Michi pr Buonasera e buon pomeriggio a Federico, mi fa piacere che ti abbiamo incuriosito. Viva l'ignoranza sempre e noi due ne siamo la dimostrazione. Caro Giardino di Gramigna, buon pomeriggio a Luca. Sono le baci belli, ma no, perché se Paolo in questo momento è baciato, direi Io sto bruciando. No. Cinema Room già cercava, già cercava, come vedete, di eh, manipolare il giochino. Ma invece no, buttalo fuori così. Simone Sido, sì, eh, gli è piaciuta la mia battuta. cattiveria. Luca ci fa sapere che ne ha visti 55 su 96, che comunque è più di metà e quindi ottima media. Attenzione che... perché qui ci sono già le eh. proteste. Giovanni, se non vince Milion Dollar Baby, faccio protesta. Puoi fare la tua parte per cercare di portarlo avanti. Spoiler, è molto difficile che vinca Million Dollar Baby, però è sicuramente uno dei migliori. Buonasera infine a Gianmarco. Domani vado in crociera e prendo la nave a Livorno. Quanto vorrei incontrarti? Dove abiti? Eh eh eh. Ragazzi, sai dove abito? Quando te vieni a casa mia, vedi c'è la fila di donne fuori con il numerino. È sì, sì. Paolo sì. ce l'ha il mio indirizzo, potrebbe darlo. Eh, ma non lo mondo. do. Non lo do. Non lo diamo, non lo diamo. Ma iniziamo Gianmarco, fammi, fammi sapere i tuoi orari che se sono, tra l'altro, io domattina devo andare in porto a lavorare. Quindi, chissà, chissà, dipende anche che navi prende. Che navi prendi, insomma, fammi sapere, scrivimi anche in privato. Dunque, ragazzi, direi di dare inizio alle danze. Lo dico per l'ultima volta visto che si sono collegate altre persone, l'utilizzo della super chat per cambiare scritto. il voto è valido soltanto in caso di disaccordo tra me e Paolo, quindi non sprecate denaro quando io e Paolo siamo d'accordo. A posto, partiamo. Okay. Buonasera Ossia... Giorgio. Ciao a tutti, io sento Ho un po' il mio ritorno, mai Ma qualche video acceso? Sento un po' il mio ritorno audio. No, forse aspetta, abbassa un pochino. Abbassa. Il volume, dai. Turno di 128, eh, quindi... Cosa è successo? Boh. Hai tolto tutto? No. Vabbè, comunque, rimettiamolo. Fate, fate. Non si vede più. Scusa, rimuovi, lo rimetto, aggiungi al no, pacco. Ecco, non si vedeva più. Vai. allora 1-2-3 Fante Cavallo. Io, ovviamente, e... ragazzi. Ah, e poi vi ricordiamo che essendo un turno da 128, ci saranno soprattutto nelle prime manche delle... degli accoppiamenti con la casella vuota. Inevitabilmente eh. sceglieremo il film perché sono 96. Arriva a 128, ci saranno certo. appunto. Eh... Non Ma come in casa MCU buco. che noi avevamo riniziato ignorando sì, perché siamo le... degli imbecilli. Comunque Dai, che è un bel giochino, ragazzi. Io ho l'ansia perché qui si scherza eh, e si viva. Vabbè, però metto le... io avanti. le sento queste cose ormai la mia passione per gli Oscar la sapete dai vai avanti in automatico quando siamo così Patton contro il nulla Patton. vince Patton e poi attenzione okay. qui abbiamo un uomo da marciapiede Midnight Cowboy con Dustin Hoffman e John Boyd e Ali che te non lo sai perché sei ignorante ma è il primo film a aver vinto l'Oscar e io vado con un uomo da marciapiede ovviamente. anche io siamo d'accordissimo però Ali non lo conosci la famosa visto. canzone che tu adori eh, nel Ma continente sta... nero, assolutamente sì. Però io ho visto solo un uomo da marciapiede, ali no. Quindi vado con un uomo da marciapiede, certo, ovviamente. Neo, eh, oddio. Secondo me era meglio l'altro. Ti immagini? All'inizio è così, ragazzi. no? Quell'altro, allora okay. qui abbiamo la mia via, e da qui all'eternità. Ne Ora, la mia via è un tra l'altro l'abbiamo citato spesso su Inno al Cinema in queste settimane perché è in quel gruppo ristretto di film di cui è entrato a far parte Oppenheimer, che ha vinto migliore attore attore non protagonista e i due premi recitativi maschili e film e regia. Sono solo sei e quattro rispettivamente i film che sono in questa categoria. Però io sono sinceramente più eh, affezionato da qui all'eternità. All Guarda, io qua eh, ho chiesto un aiuto alla chat perché non ne ho visti alcuni questi film, eh, ho visto però, intanto c'è l'ambulanza da fastidio, eh, infatti, la aspetta vengono sì, te vabbè è andata via, non li ho visti quindi in chat chi scegliereste voi? io ho visto solamente a proposito della mia via il film autobiografico su Cicciolina che si intitola La mia fia però era interessante uguale e boh, dalla chat non rispondono quindi cosa facciamo? Ah, vai da qui all'eternità da all okay. dai finché ci sono siamo all'inizio fidati della mia parola dai. va bene ok vai allora barriera invisibile barriera invisibile e qui oh, beh, va Allora, bene. giorni perduti è un grande classicone Ricordo che l'ho visto col mio nonno mandare ma piccino, quindi non ne ho una grande eh, memoria. Direi che facciamo anche un po' i partigiani. Andiamo con Bernardo Bertolucci, il suo sì. capolavoro vincitore eh, di nove. Ho visto carte. solo l'ultimo imperatore, quindi l'ultimo okay. imperatore sono d'accordissimo. E eh, vabbè, qua eh, santo, è Dio Santo. Allora allora niente di proprio. nuovo è bello, un capolavoro bello. però qui è la prima volta in cui subentra il cuore eh, direi che andiamo Rocky. con Rocky te era piaciuto niente di nuovo sul fronte occidentale no. o no? a me molto invece eh, ok, molto... però Rocky, Rocky. vai lì mai... eh, perché te poi almeno sbagli tutti gli uomini del re, il ponte sul fiume Quai. Il re è un grandissimo film, tra l'altro c'è anche un remake con Sean Penn Kate Winslet, tu grande cast, però il ponte sul fiume Quai è un mondo... No, non ne ho visto no. nessuno dei due. Quindi... Bravo, complimenti. No. Questa ragazzi è la puntata in cui tutta l'ignoranza di Paolo... Ma io l'ho sempre prima. detto, io lo fa detto. la musichina, il fischino di ponte sul fiume Quai? No. no ah no, quello era un altro film però sempre capolavoro. Esatto, quindi vai col ponte sul fiume qua sulla fiducia. Capolavoro assoluto, E io ragazzi, io sono sincero, non sono un finto cinefilo. Ok, ok. Questo uh, purtroppo devo andare con il discorso di perché Emilio Zola, The Life of Emilio Zola, mi manca. Nonostante Anche Paul muni grandissimo attore, eh, vabbè, siamo d'accordo tutti e due. Ho visto solo il discorso no, del re lo ami, American Murry okay. eh, Love. Love eh vabbè, Rebecca, dai, Beh, non sì, ho visto sì. Gandhi non ho visto è un tanto. grandissimo film, uno dei colossal più belli degli anni Ottanta. È un grandissimo Alfredo e Alfredo, dai. Eh, Rebecca, però non ci stiamo ancora scornando. Ma perché è troppo presto, presto, presto. ecco. Qui potremmo essere in disaccordo. Ho visto solo per... la Beautiful Mind, eh, no, è più bello, Mrs. Miniver. Tra l'altro, eh, mi... Beautiful Mind per me è un film vecchiato malissimo. Eh, io dico, Barra evito, evito lo scontro, tanto è un film che non finirà tra gli ultimi. fai passare a Beautiful Mind okay, così. Ok, beh. ok. A me era piaciuto molto Beautiful Mind, mm. Dio santo Parasite. No, Forrest no, Gump, Parasite. tutta la vita. Parasite. Sono due capolavori, chat. Sono due capolavori. Siete chiamati all'intervento. Chi vota Parasite, Parasite, chi vota Forrest Gump? E chi allora mettiamo, aspetta, ah, dobbiamo mettere tutto. Allora, però una se super chat. Ti ricordi l'altra volta avevamo messo il sondaggio, lo devi mettere tu. Ah, Maimene, tuo... non mi ricordo come si fa. Ma... Eh, devi andare sul video perché quello non lo posso fare. Devo andare su YouTube su... quindi e, e crei sondaggio, sì. ok? Allora vado subito, ragazzi. Si Però... un, un intanto, giorno... io, intanto, io eh, spingo la chat a ricordarsi che insomma, si parla di due capolavori perché per me sono due film straordinari. Non mi dispiace. Crea sondaggio, eh, lo vedi. Eh, come faccio senza YouTube? Tra i tastini, in fondo, fai... c'è il tastino per creare. Vai, 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 hai fatto. Dimmi te quando l'hai fatto, perché io posso votare a differenza tua, tu no. Allora, i film sei. sono Forrest Gump... Ricordiamo Forrest Gump, la scena, la scena iconica di Forrest Gump, la vogliamo ricordare, come sempre, quando c'è lui sulla sedia, su, sulla panchina... Che dice mamma? Quella scena bellissima. State mamma... votando, eh? State votando. Vedo, È un minuto di voti. tempo, un minuto, eh? Lo sto tenendo okay. io. Mi ricordi la scena? Lo sto prendendo io. Perfetto. Mamma diceva sempre cazzo in culo non fa figli ma fa male se lo pigli ti ricordi scena iconica del di forrest gump eh, michele no, scusate ma perché che youtuber sono ragazzi forrest gump innanzitutto è uno di quei film maltrattati solo perché ha battuto fall fiction agli oscar è un capolavoro è uno dei film più importanti e più influenti degli anni 90 di uno dei più grandi registi della storia del cinema Tom Hanks entra nella storia degli Oscar e della storia del cinema grazie al suo secondo Oscar consecutivo ricordiamolo unico attore nella storia insieme a Spencer Tracy a esserci riuscito a me mi dispiace che siate tutti giovani e disillusi ma Forrest Gump è un classico della storia. Parasite è un grande film che ancora non è stato diciamo giudicato dal passare del tempo mancano sei secondi pronto a stoppare il sondaggio ti dico io quando adesso ha vinto Parasite a meno che, ragazzi, non arrivi la Super Chat. te eh? ricordiamo allora il, il sondaggio l'ha vinto Parasite 55% contro il 45%. Se ora se qualcuno chat... entro 30 secondi. Fa una super chat, può passare fuori Gump e ribaltare il giudizio della chat. Dai, lasciate Parasite. Anche so, cioè, ehm. La scena... Dai, con Gianni Morandi. 30 secondi da ora. 30 secondi bene, da ora. Sto prendendo no, un minuto, 20. scusami. Un minuto. Un altro, no, non non, non so mica preso un minuto sul mio... Vabbè, un minuto, dai, un minuto. Chiacchieriamo. Parasite, dai, solo la scena con Gianni Morandi in sottofondo. Tra vent'anni eh. o voi giovani disillusi vedremo quante persone parleranno di Parasite e quante continueranno a citare. No. Perché siamo antidemocratici? Bellissimo, ma anche solo la scena della... È partita. parte del gioco, quando uno entra in un gioco con delle regole prestabilite prima, non è una questione di antidemocrazia. Si ma scusa, scherzare, eh? Michele anche solo la scena della partita di calcio con la porta libera e tutti che urlavano chi para parasite, ah, scusami, parasite. giorgio sì. si riferiva ai sondaggi ma io non sono buona una sega ragazzi dai, io è son son un passo, sono un boomer mancano 10 secondi dai che parasite dai che parasite <ride> passa vi odio tutti dai, vi odio sta. vabbè io sarei stato felice finito sarei stato felice anche con forrest gump eh? però passa, Vai con parasite su attenzione Forse. Co cosa? Eh, ragazzi, ormai avevo cliccato. Sara Giacomelli, eh, eh, utilizziamo la tua super chat per il prossimo. Sara, hai un eh. Ovviamente ricordati di scrivere il messaggio. Sì. Hai pagato una super chat da un euro, la puoi utilizzare per salvare un altro film. Mi raccomando, eh. scrivilo. Salvo, mi scrivi subito, salvo X. Tiziano, certo. mi sa che siete un oh. po' in ritardo perché il sondaggio è finito. Eh? Che tu fai? E dopo la usa dopo anche lui. Ok, Tiziano e Sara avete un bonus per salvare altri film. Aspetta, allora Sara, Parasite lo considerate come Forest? No, per me è meglio. Forest Gump è. Arrivano in ritardo, dice quindi. Eh, Arriva okay, in ritardo. Allora, Sara Giacomelli e Tiziano, mi raccomando, cercate di aggiornare la diretta intanto per essere più al nostro livello di, di tempistiche. Mi raccomando. Tiziano, Gianfuso e Sara Giacomelli avete un bonus per salvare altri film. Sì. Scrivete bene nel commento, salvo e il titolo del film, ok? Mi raccomando, Michele. Io ecco, qua sono in alto: Theo di gramigna eh. dice: mettete un attimo in, 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 la riproduzione a due per che forse avete la live indietro. Allora non qui siamo davanti eh. oggettivamente a due capolavori: due capolavori assoluti della storia del cinema. West Side Story è un grandissimo film, però per me qualcuno volò sul nido del cuculo. Anche per me. me, anche per me, ne siamo ecco, d'accordo. andiamo. Eh, eh, qualcuno volò sul nido del cuculo. Beh, anche qua bisogna andare con The Millionaire, che ama Michele. Moonlight. Ah, ecco. No, no. Ad una notte, ovviamente... dai. Accadde una notte, sai che è uno dei film che appartengono al club dei Big Five, è uno dei film che ha vinto i cinque Oscar più importanti, decisamente, era decisamente citato anche nel primo spasso nel tempo, la fine di a spasso nel tempo è Bravo. la parodia, se vogliamo, Bravo. Visto? Bravo. visto, io direi Accadde una notte, te cosa dici? Ah, attenzione, giustamente dice Sara Giacomelli. Che al prossimo turno, Parasite lo consideriamo come Forest È eh, Ma ancora, perché se poi vincesse Parasite, c'è la foto con Parasite, e noi diciamo: è brutto. Eh vabbè, però in effetti non ha tutti i torti. Eh? Va bene, no. Sara, però guarda intanto se nei prossimi eh, sondaggi c'è qualche film che vuoi salvare al posto di, di Parasite, ok? Grazie sì, mille. Sì. Così, intanto Random che è molto più colto di te cita a caso notte. Che viene citato in, nel capolavoro Cingilinguini. Bellissimo di sentire, vero, vero. Io vado però, con una, però, una notte. Ho citato nel tempo perché lì c'è proprio la riproposizione della medesima dinamica. Se sì, so, so, me lo ricordo benissimo. Accade una notte, dai. Frank Capra. Il giro, il giro del, del mondo, mondo in 80, 80 giorni. giorni. Eh, io quasi sono... allora, io sono allergico a tutti insieme, appassionatamente io no, io alla, sua... alla sua durata infinita per me è più bello momenti di gloria. No, per me, Dai, tutti insieme, bam, appassionatamente bam, 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 bam. Tutti insieme appassionatamente. E allora, ragazzi, partiamo col secondo sondaggio. Sara Giacomelli e Tiziano. Avete ovviamente la prevalenza? esatto, esatto. Ovviamente per Sara vale la super chat da un euro. Tiziano da due, quindi, chi dei due eh, parla adesso a meno che poi non arrivino super chat più alte, Sara e eh, intanto metti il, vabbè, il sondaggio. Partito il sondaggio, partito metti il sondaggio metti... un minuto da ora, ragazzi. Sara e Giacomo, eh sì, Sara e Giacomo, sì. Hai preso il minuto? Eh, lo prendo adesso, dai, da adesso. Vai. Tutti in insieme appassionatamente è un film che ama tra l'altro molto Irene. La mia ragazza è anche per questo deve perdere. A me piace molto tutti insieme appassionatamente. No, due palle, no ma quale due palle? No, ne riconosco ovviamente la grandezza nel contesto della storia di cinema, però latta i momenti di gloria. Invece, è un film che mi ci viene. Buonasera, Giorgio. Ciao carissimo. Ciao a vedo, tutti. Vedo che ora... Sara e che sono spariti ora che servono. No, 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 ma io spero che siano in live, anche perché appunto hanno. hanno come si dice? Ehm, hanno, hanno fatto due super chat che devono far valere assolutamente. Quindi assolutamente. fatevi vivi, ragazzi. Potete salvare il vostro preferito qualora uscisse da questo sondaggio. A quanto siamo, Paolo? Eh, manca 10 secondi adesso. Ok, direi che c'è un vincitore schiacciante. Sì, sì, sì. però eh, mi piaceva sentire il parere dimite, di Sara e Tiziano. Dimite. Basta, e ha vinto momenti di gloria, ragazzi. Bene. Allora, un attimo, di chiacchiere. Come Just dice il Trema, Sara o No, eh, però, però, come si dice, come dice il Trema, non per forza lo devono usare. No, io, certo. Io. Anche Sara e Tiziano hanno un bonus che possono usare in qualsiasi scontro. Esatto. È, è chiaro che se a nessuno dei due interessa tutti insieme appassionatamente o momenti di gloria possono conservarlo per uno dei prossimi ovviamente metto momenti di gloria quindi? posso andare? posso? Giardino, eh, a quello dobbiamo arrivare direi di aspettare 20 secondi dai per correttezza secondi, okay. hai visto alla fine sono arrivati in extremis magari ci vuole un sì. po' di tempo per elaborare lavorare preferisci specie, Mary Poppins a tutti insieme appassionatamente? cazzo 100.000 okay. volte anche io preferisco Mary Poppins hai visto il musical a Ma... Broadway di Mary Poppins? No, io ho visto sempre con la compagnia ripreso dalla compagnia di Broadway. Quelle che hanno fatto a, a Milano, meraviglioso, veramente. La compagnia dell'anello si, sì, dell'uccello. Ti ricordi? No, no, è, no? Da... Papà è infinito. Quanto dura tutto insieme? È quasi tre ore, mi pare. Dai, eh, va bene. no, anche, anche, 2 ore e 52. Ma siamo pazziti, ragazzi. 2 ore e 52 sono vale. quelle che usite quando sei in bagno. Dai, sono passati 20 gloria. secondi. Andiamo a Se non ci si stanno almeno 74 minuti, non quindi è in tutti insieme appassionatamente. Direi che passa momenti di gloria senza sé se e senza ma. Mo. momenti dai. di gloria guida, eh. eh dai, dai, il padrino Gardner parte due. È bello, però. È direi di non bestemmiare. Ecco, sì. Il padrino parte 2 eh. Attenzione, Michele Biro fa lo scherzone battutone. Quello è un altro Io film. Io qua come... metto la mia ignoranza, non li ho visti nessun deduto. Allora, eh, ecco, vedi. Aspetta, intanto tolgo il banner perché copre le locandine, i titoli, tanto non serve a un tubero. In ah, questo una momento, eh, eh so non sì, credo che lo sappia che non è quello. Spero fosse una battuta, dai. Allora, un americano a Parigi è un grande capolavoro con Gin Kelly, però a Gusto personale preferisco più il drammone di Redford. Quindi un, no, americano... Dai, un americano parigi Paolo, dai, andiamo un po', teniamo okay. qualche titolo anche... Sacri... Bisogna giocare anche un po' di strategia, qualche titolo sacrificabile. Marti Vita di un timido. Va avanti. Florence Lawrence d'Arabia. A spasso con Desi. Eh? Vabbè. Eva, contro Eva, Eva contro Eva farei passare io. Eh, qua sono indeciso, ma direi sì, via sì. col vento. Mi sa anche a me. Oh, cacchio, l'appartamento, dai. È bellissimo il braccio violento della legge, però l'appartamento. Eh, lo dico io che amo il Joker, lo sai quanto ho amato anche le, le derive Frit, di Fritkin in, in Todd Phillips. Allora, questa è dolorosa. Siamo davanti a due capolavori assoluti sì. della storia del cinema. Guarda, sono d'accordo con te che l'appartamento... Eh. Ha un valore assoluto più forte anche nella, nella, anche nella perché formula. comunque il braccio violento non è mio, tra i miei mh, tre preferiti, di Fridkin, mentre per me è il capolavoro di Willy Wilder. Poi, comunque, l'appartamento è uno di quei film che ti fanno vedere sì, 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 a, sì, a sì, scuola, sì. Eh. vai con l'appartamento, con dolore. Schindler's Io già qui List. forse prevedo il eh. vincitore, però. Gigi, ci sei, me lo un Allora, io. Gigi è sicuramente un film superiore. Ma voglia di tenerezza li voglio proprio bene. Tra l'altro, è uscito in 4K in un'edizione meravigliosa un paio di mesi fa. Recuperatela, vai con voglia di tenerezza. Paolo, se non per sì. eh, primo, è meglio, tra l'altro, grande film. Uno degli Oscar vinti da Fabio in carriera. Gli Spietelli, Chicago, Chicago di notte, no, Hotel. Balla, Balla a con lui, lui. da non confondere con E.T. Oliver. È così, così all'inizio ragazzi, poi non vi preoccupate. Sì, sì, sì ragazzi, stiamo, stiamo, come si dice, sfoltando i vuoti. Kramer contro Kramer, splendido. Amleto di Lorenz Olivier. Ah no, Ho visto, solo Amadeus. Sé, Ho visto solo Amadeus, quindi si va con Amadeus. Vai, stiamo scherzando. Grande. Quando racconta anche Spotlight, preparazione al Festival di Sanremo. e so. eh, Crash di Artist, eh, io sono più per Crash. Vabbè, vediamo, ok, ragazzi. Ci siamo. Questi sono anche due film piuttosto eh, recenti, quindi sono sicuro che in molti. Eh, credo che forse allora di for digita forte. Eh, io allora, sono più ragazzi. per Crash ci giocava anche un minuto ora, da ora, Paolo. Un minuto Vai. da ora, cioè Artist contro Crash contatto fisico. Ma come bruttini entrambi? Cioè, Crash anche solo quando prende. Allora, allora io tre. ti dico, ma, beh, aspettiamo un attimo questo minuto sì. di voto poi mentre aspettiamo eventuali super chat. Vi, uh, allora Michele Biro è il simpaticone dei giochi sui titoli non è quel crash ovviamente è Crash Contatto Fisico di Paul Haggis è, è un serio contendente al titolo per quanto mi riguarda soprattutto perché ha battuto Brockback Mountain in maniera vergognosa quelli sì che erano gli anni contro l'inclusività di Hollywood in cui certe tematiche erano un problema non oggi Troppo facile fare i progressisti oggi con l'Academy e dove, dove non ci sono più quel tipo di problemi. Quanto siamo per il sondaggio, Paolo? No, manca ancora, mh, 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 mancano ancora 10 secondi da ora. Sì, anche se insomma direi che mi sembra che non ci sia partita. Vabbè, io sono contento lo stesso. Eh. Anche The Artist mm. è bellissimo. Ora, ora mentre aspettiamo eventuali super finito. chat, ti dico finito, la mia finito. sui due film. Finito. Dimmi te quando fermarmi. No, stop. stop Finisci ha vinto The Artist col 76%. Ora, oh, The mh. Artist, allora, Crash per me è un film decisamente mediocre. Io l'ho visto, ho visto entrambi al cinema. Eh, non avvio. che sia pessimo come magari qualcuno vuol dire oggi, anche con una diciamo memoria storica era veramente il classico film pseudo indipendente con la tematica della tolleranza del dialogo tra persone diverse di ceti di appartenenze razziali diverse quantomeno di artist che è un vincitore molto leggerino dell'oscar aveva un grande punto di forza innanzitutto nel protagonista Jean-Duc Jardin che è bravissimo e comunque a livello diciamo di eh, filologia nel riprodurre no, un po' l'estetica il ritmo del, del cinema muto per me comunque era un film divertente da vedere. Aspettiamo che qualche secondo sì. per vedere se qualcuno vuol far vincere. Crash che anno era? Crash? Come ricordo. Mi ricordo che anno era Crash 2006. E eh, infatti l'ho visto quello lì. Mi ricordo noleggiato, però mi eh. ricordo mi fiacco, piccino stronzo. Avevo 11 anni, magari rivedendolo ora mi farebbe schifo. Chi lo sa? Boh, a 11 anni mi piace. Decisamente meglio nella Valle di Elà con Charlize Theron e Tommy Lee Jones e, Dai. Dai. e la artist nessuno sì attenzione io sto parlando dell'edizione degli Oscar l'edizione mm -hmm. è quella 2006 che premiava i film del 2005 vado con The Artist eh? sì direi che The Artist ha vinto nettamente eh, difficile. Io qui però la forma bene a Guillermo del Toro, però i capolavori io. sono i capolavori. Eh, però forse allora Ma è vero porto. che fronte dal porto del porto l'ho visto del una porto. sola volta fronte del porto e me lo ricordo pochissimo. forse la forma dell'acqua l'interpretazione storica. Questo è il film che sancisce lo status di star del cinema di Marlon eh, Brando, so, è una del delle performance dell più, dell più importanti della storia del cinema. No, no. Io adoro la forma dell'acqua, eh. Vabbè, andiamo con fronte del porto, capisco la sua importanza, però mi dispiace troppo. È eh, cacchio. Dai, Casablanca c'è anche c'è anche Victor Laslo dentro. Allora no. Eh, ragazzi, qui c'è un problema, c'è testa e cuore. Allora, ovviamente, ovviamente c'è una grossa differenza tra i due film. uno è già come dicevamo prima fra Parasite e Forest Gump uno ha già diciamo subito il processo del, del passare del tempo del passare di tanto tempo l'altro è più recente sono due capolavori quasi allo stesso livello mi sento eh, di non io... voglio fare lo snob no guardate ragazzi ripeto dovete anche accettare quelli che sono i miei gusti e le, i miei legami che non è un paese per me. ricordiamo che comunque qua non si sta parlando per forza di oggettività, è una cosa non esiste l'oggettività ragazzi se io devo votare tra The Artist e eh, un film degli anni 30 cioè L'oggettività cioè non esiste. Cioè, non per esiste dire, dire, se qua ora abbiamo detto fin dall'inizio eh, che subentra anche una questione di rapporto personale con i film, sono due, no, per me sono solo due Per sono dire, due se qua ora spuntasse Nightmare dal profondo della notte, Ma che cosa non c'entra niente, però, per dire, sarebbe per me migliore di tutti i film da Oscar che potrebbero. Io vado con non è un paese per bene. Anche io, ovviamente, anche io. Dai, Paese perdonateci, per purtroppo questi giochi sono fatti anche di scelte difficili questa non è una scelta difficile clicca cosa vuoi eh, io però so già che Michele alla fine vuol far vincere quel bazzone di Viggo Mortensen attenzione, no. non è per niente detto eh, che ti cavo Dai, dentro oh, al letto ah, oh. il ritorno del re, sì è eh, il Padrino. No, è Russell Crowe va a fare il ballo del qua cu con John Travolta in questo caso. Allora, questa è una scelta veramente da coltello, perché per me Gladiatore è un film fondamentale. È bellissimo. Ne parleremo sul canale nella seconda parte dell'anno prima che ne arrivi il sequel, però è chiaro che mi inginocchio alla grandezza del Padrino, questa è dolorosa. No. Il è Padrino dolore, con così. profondo ho appena sacrificato uno dei film che amo di più nella Però, vita. Però sai che a me dispiace di più aver fatto uscire la forma dell'acqua che è il Gladiatore? Ma eh, cagare, io, eh, a me piace di più la forma della Ma là. tu ti cagavi sempre addosso quando è uscito il gladiatore al cinema. Dai, stai zitto. Infatti non l'ho vista al cinema. 12 anni chiavo e io anni, anni, penso eh, non ci sarà sia. Caso. Irene sta ridendo la tua battuta, questa persona orribile. Qual, quale battuta? I 12 anni, 12 chiavo. anni chiavo. Che tristezza. Sì, tra l'altro, eh, 12 anni Clicca chiavo. E... Sì, 12 anni, volevo solo dire che per me è il minore del regista in questione, che era lo stesso di Anger, lo stesso di Shane, ah, no, Shame ma certo è un bello. No, è bello, è bello, ecco, vedi il solito razzo. Sì, del... No, non è neanche il suo più brutto. Il più brutto è Widows. Una merda. Ah, già cioè, aveva fatto Widows, eredità criminale. vero, è vero, ah, è vero, ah, proprio un eh, sì. Da quant'è che non rifà un film lui? Com'è che si Widow chiamava? Ha fatto un, un film si è presentato film. a Khan, una miniserie che, che poi non è mai uscita in Italia. Com'era verde la mia valle, com'era nere le tue palle. Io direi i migliori, non li ho visti nessun dei due. I migliori anni della nostra vita, ah. anche perché di nuovo è in quella. Categoria di in quelle due categorie di cui parlavo prima, quindi fa parte anche in maniera più importante eh, della storia del cinema. Tra l'altro, come vede la mia valle se non sbaglio è il film che ha battuto Casablanca. Mi... No, quindi... scusami, no, scusami. Qual è? Aspetta, aspetta sì, un attimo, stato... ha battuto un vero e proprio capolavoro della storia del cinema. Allora, ha battuto Quarto Potere, ecco cosa ha battuto. Quindi se ne vado a fare in culo e migliori anni della nostra vita. Ovviamente dico a Biro che più mi dite di fermarmi, più io continuo, perché la vita è una battuta da caserma, ricordatelo sempre. Anzi, no, la vita è una caserma, quindi è giusto fare battute. La vita è come una battaglia navale. Oggi ci sei, domani Vai che è, è ancora fatto. lunga, non fare il cretino. Ma la volevo dedicare a Irene, me l'ha ah, interrotta. Srei, sì, quindi, no. come era aver della eh, i migliori no, anni, i migliori anni, <coughs> anni dell'anno. Mm, 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 Braveheart. Braveheart anche per me. Ok, però anche la mia, la mia Africa. La, la mia Africa, c'era quel film di Clint Eastwood che si rifaceva tantissimo alla mia Africa. Come si chiamava? Madison County? Ma che fonti di Madison County? Non mi ricordo il nome, poi vado a vedere. Braveheart comunque. Eh, c'era un film che si rifaceva tantissimo ah, eh, qua è qua per Forza coda, coda. Coda Green Book, Green Book bellissimo. Ah, PS sto guardando il film di Peter Farrelly, mi sta piacendo tantissimo. Rain Man, sì, buono, sì, Rain Man. Sono, io l'ho sempre detto per me di Art Rocker, non è il più bel tra i più bei film di, di Catherine bigelow per me Zero Dark Terti è molto più bello e poi quell'anno c'erano Bastardi senza gloria, ragione hai ragione, no, hai ragione tra i Rayman. miei vincitori preferiti, preferisco Rain Man, Hai ragione. Loro due sono in mezzo. Allora, io qua c'ho l'impopolar opinion. Io amo Ben -Hur, però The Departed è quello che mi ha fatto scoprire Scorsese. No, 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 anch'io vado con The Departed. Oh, meno male, meno male. Perdonateci, ma ripeto, qui subentra anche il rapporto personale col film. The Departed poi ha anche un... È vero che Ben -Hur è uno dei tre degli undici Oscar, record di vittorie è storia del cinema. Però The Departed Vai. è il film... Mi ha fatto godere perché finalmente ha dato il premio. C'è cioè, cioè, Michele quando, quando fanno le domande a Michele. Lui ancora risponde: forse, forse no, forse vaffanculo. eh? per citare The Departed, ma te sa una sega su subi. Io ho visto comunque la versione porno di Benur che si chiamava Ben Dur. E direi di far passare The Departed. Ce l'hai te ecco. questa edizione a 3 DVD? Eh, lo so. Coglione. Allora, delle parti del bene e il male, che ricordiamo è un remake, External so Affairs so. di Andrew Lau, capolavoro a sua volta. Giorgio, non è che ti fa strano, l'abbiamo detto fin dall'inizio, uno dei. a parte che sono passati dei film anche più vecchi, cioè il padrino sì. ride scherzando, è un film di più di 50 anni fa, eh, però ripeto. No. In una, in, in una dinamica che è quella di un gioco, subentra anche l'affezione. Quante volte rivediamo i film? Quindi, dai, prendete un ingrediente: Platoon, sì, eh. certo, Platoon, assolutamente. Platoon, <ride> Ai ai, come me lo fuppano i Daniels oggi? No, non ce la fa eh. Oh, anche Tom se, capitasse, anche se togliamocelo su subito dal cazzo, no? Ma lo voglio vedere soffrire. Anche se ci capitasse accanto, io ve lo giuro. Parentesi tonde, passerebbe quello. Everything, everywhere, all at once, via, leviamo, via, via. Pro, from the balls, no? Non, ho visto, del... Calda, del... non ho visto la calda. Non l'ho visto, non l'ho visto. Quindi, dai. qui, mi non, qui non transigo, Sabri sì, Poitiers incredibile Vabbè. Vabbè. Eh, quando non l'ho visto io mi fido di lui Tra adi... io adoro Ma... la carriera di Ben Affleck regista più della carriera di Ben Affleck attore però Argo che è il film con cui questo è l'ultimo del round eh, e direi il silenzio mio e di Michele eh lo so è bello il paziente inglese io l'ho visto una volta solo e da bambino mi piaceva quindi non saprei oggi però dico il silenzio degli innocenti allora Guardate, per farvi capire che non ci metto solo il cuore. L'ho detto e l'ho ridetto chi segue in al cinema in maniera instabile lo sa, il paziente inglese è uno dei tre film che nel 96-97 mi ha fatto innamorare, mi ha fatto fare il salto da bambino che ama il cinema a adolescente che vuole scoprire cosa c'è dietro ai film, al cinema, alla loro realizzazione la c'è degli innocenti, è un capolavoro è, assoluto. Innocenti. E quindi, eh, 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 addio paziente inglese. Anche il silenzio dolce. dei prosciutti, però... Eh. Vabbè, Titanic. No, ovvio. Eh, sarà il caso. Però vado, vado... Attenzione, aspetta. Sara, dimmi che è più bello Titanic di, di Forrest Gump. Ah, no, pensavo avesse scritto Parasite ora. No, Ti... no, 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 no. Lei che aveva scelto Forrest Gump ora diceva Parasite. Sarebbe no, stare. no, no, no. Posso andare no, con che... Titanic? Allora senti, eh? c'è il comandante del Titanic, è sulla nave, va dal suo equipaggio e gli dice ho due notizie da darvi, una bella e una brutta. Quale volete sapere prima? La bella, se vinto un Oscar. Io con questa apro i miei spettacoli. Ti è piaciuta? No. Vabbè. Se l'avesse sentita Irene avrebbe riso. Vado con Titanic, dai. Titanic. Ragazzi, io lo so che siete tutti schiavi. vabbè Non lo sto nemmeno box. a dire il giorno che Parasite oh, avrà l'importanza nella Ragazzi. storia del cinema di, di, di Titanic, ne riparliamo. Ragazzi. Parasite è straordinario, ma Titanic cioè Titanic è un film veramente. No, ma poi c'è questa credenza comune. Che siccome il film ha molto successo, è solo il fenomeno Titanic, io tutte le volte che lo rivedo, trovo. Che sia sì. uno dei più grandi film della storia del cinema, appunto. Ma poi, ma, cioè, per dire, eh. anche quando sei in compagnia e tu dici: Che film ci vediamo stasera? Cioè, non è che metti Parasite, metti Titanic. È eh, no, Madland, grazie. Metti Titanic anche per rompere il ghiaccio. L Appartamento eh, senza se e senza ma. Però mi dispiace per Nomadland. Vi ricordate com'era brutto il 2021 quando mi rompevate tutti il cazzo su quanto era immenso Nomadland? Era bello, non immenso. Tre nomadland. anni dopo qualcuno parla ancora di Nomadland? No. Vuol dire che se non se ne parla più vuol dire Rocky. che è brutto. Rocky. Non è che se non se ne parla più vuol dire che sia brutto, eh? Io Annie. Ovvio. Preferisci io Annie o... o, o um... Manattan. Oddio, Manhattan Manattan, anche io. Per me sono i suoi no, fai, due Io però vado con gli spietati. Manhattan, eh. Uh... eh no, dai, gli spietati. Clint Eastwood all'ennesima potenza. Scusami, ma perché non è passato Million Dollar Baby prima? Si vede un ce... Non ce l'hanno messo. Eh, sai, noi non si controllano prima le schede, le potrebbero fare tutti. Quindi magari um... chi ce l'ha messa è stato un ignorante. E tu pensavi di trovarceli proprio tutti? Fronte tutti, tutti, del tutti. porto per me. No, gli spietati. Gli spietati. Dai. Sondaggio, sondaggio. sondaggio molto cinefilo ah. in questo caso. Eh. Sarà Clint? Come sì, l'avete fatto passare? Non è venuto. Ah, l'abbiamo fatto passare milion dollar, baby. Che vedi che ti te sebriate. Ah, è è vero, è vero. Scusami, è vero. Scusatemi. Vai, Dai. partito di sondaggio. sondaggio. Partito, guardiamo che ore sono. Va bene. Si fa uno no, spot. No, no. Scusa. L'ho avviato ora. Scusatemi, da ora un minuto. Perdon. Ok, ok. Uno spot. Mizzica. Si vede che siete giovani, eh? Maledetti. <ride> Vabbè, sono due capolavori, eh? Sono due ah, capolavori. Sì, assoluti. Però... Vedete, questo è un caso, no? Dispiace che non passino i film vecchi, ma gli Spietati è già un capolavoro ma gli spietati, a, a livello di fronte del porto. Senza però senza, non senza è senza. il mio preferito di Clint Eastwood, eh, neanche, sai? Il mio, neanche il mio, devo essere onesto. Però per ora sta vincendo in maniera schiacciante, schiacciante. Eh, manca pochino. Mamma mia, gli Spietati però ha delle scene incredibili. Quel finale. Eh, beh, poi un cast bestiale, Gene Ackman che vince l'Oscar come attore non protagonista Morgan Freeman, Richard Harris o oh, il Blu-ray che mi ha regalato il collezionista di ombre che saluto e che ringrazio e invece ok la stop, stop. Matti, la ha vinto gli spietati col Dai. 60% qualche amante del cinema del passato vero che fu vuol far passare fronte del porto ah se eh. scemo cosa? si è andata avanti e se qualcuno c'è la super chat? È vero, ho sbagliato. Sei un pirla, niente, non fate super chat. Sono andata avanti, certino. sono, sono andata avanti ho già guadagnato tanto dalla vita. Qui te. un americano a Parigi, gin Kelly, capolavoro. Ah sì. sì, eh sì, ma un americano... Dai, su. Oddio, eh, però, ho visto solo un uomo da D'accordo, eh? Lo, facevo l'esempio prima, no? tu magari hai visto Nomadland per te è il film più bello della storia è un film di tre anni fa io ti dico fra vent'anni vediamo se si parla più di fuori Sgampo di Nomadland e purtroppo la storia del cinema non è solo un concetto astratto, gli anni passano i decenni uguali se un film dopo settant'anni è ancora sulla bocca di tutti bisogna tenerne conto e non si può vedere solo i film di oggi e pensare ad essere cinefili io quando non se ho visto da qui all'eternità un uomo da marciapiede. Ok, ok. Oh, oddio. Madonna di Campiglio. Qui è difficile, eh. Però, eh. Non ce... Come si fa? Qui è come scegliere tra. Eh, questa fa male. Questa fa molto, molto male. Sì. Eh, cuculo, dai. Facile. Con due capolavori dai. assoluti. Sono due capolavori assoluti però Jack Nicholson e Jack Nicholson guarda io qua, io qua sono talmente straordinari entrambi che la butto in corner quindi qualsiasi titolo tu scelga io metto l'altro e decide il pubblico perché se solliamo uguale io dico qualcuno vola su internet io di dico million dollar baby e visto che siamo più democratici di quelli che le persone ci vogliono far passare parte il sondaggio Parte il ricreativo. No, era il fine del ricreativo principio al culturale. Ok, è iniziato? Aspetta. E non voto, eh, non voto, via! Perché, dai. Qua però andate di super chat, ragazzi. Fate vedere quanto vi piace il cinema. Qui ci vuole la cattiveria, ragazzi. Eh, attenzione, oh cazzo! Sta impazzendo il sondaggio. Sta impazzendo eh? fa su e giù, fa su e giù. Eh, come te nel bagno. Ora vedi? si sta un po' stabilizzando. No, quella è la tua sorella. <ride> <ride> ok, ok, ok. 46. Inizio quando finisce? Eh, sì, è iniziato ora. Però mi sembra che ci sia una preferenza abbastanza schiacciante. Io non li vedo i voti perché, Maremma. Li vedo io, li vedo io, non ti preoccupare. Allora, Ricordate chi sta vincendo ma qualcuno volò, sta vincendo. Mancano 24 secondi, ma aspettavo più combattute, sono sincero. Sì, anch'io un pochino. Ah, un di più, sì. Comunque, allora, diciamo che di Eastwood abbiamo fatto passare gli spietati, quindi ab abbiamo sì, quello. Esatto, è ancora, è ancora in corsa, mettiamola così. Che alla Quanto fine manca? è vero, quindi eh, 4 secondi di Milos Forman, alla fine Due. abbiamo... Uno e vince col 71%. Qualcuno volò su di del cuculo. Qui ci prendiamo un po' di tempo che qualcuno, mi sa che Milion Dollar Baby, lo vuole Dai. far passare. Anche se sì, però cerchiamo di fare un ragionamento concreto. Sì. Abbiamo detto che comunque di isfood uno ce lo siamo portati. Attenzione, il... gioca il bonus Tiziano. Okay. Gioca il bonus Tiziano che aveva fatto però, ricordiamocelo, due una super da 2 euro. Quindi due se euro. qualcuno vuole destabilizzare o meglio cancellare il voto di Tiziano deve fare un million dollar baby lui sceglie sì 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 però bisogna che se qualcuno vuol far passare qualcuno un assolutamente il culo deve utilizzare una super chat che sia più di due un minuto per da ora, adesso un minuto da però, adesso un minuto da adesso per cancellare la super chat di Tiziano che farebbe passare a malincuore ma comunque ripeto un film che amo tantissimo Million Dollar Baby. No, dicevo, eh, caro Paolo. Sì. Million dollar Baby. Io l'ho visto in sala. Fu una visione sì. forte, fu una visione molto molto forte. È uno di quei film che io faccio fatica un po' a rivedere, ma che è sì. avuto un film straordinario. Tra l'altro, quell'anno io all'epoca ce l'avevo un po' con Million Dollar Baby, perché comunque fu l'ennesimo film che non permise a Scorsese di arrivare a premio con Diavietor. All'inizio di Aviator di quell'anno era il favorito a vincere film, regia, eh? poi arrivò un po' anche dal nulla questo piccolo film girato. Sai che Million Dollar Baby è stato girato in meno di un mese? Che per me è superiore a De eh? Sì, col senno di poi, sì. Fine sono del raggio, erano... però aspettiamo qualche secondo per i ritardati. Sì, esatto, se c'è qualche ritardo, però ragazzi, Million Dollar Baby, col senno di poi, sì, un film migliore di De Aviator. Illa Wank, interpretazione... Straordinario, sì, sono d'accordo anche di Avvieto. È un film bellissimo. E, però, qualcuno può scrivere il cuculo: c'è Jack Nicholson, c'è Louis Fletcher, una delle interpretazioni più odiose, è uno dei villain più grandi della storia del cinema. L'infermiera Rached, e ricordiamoci che anche il film d'esordio di Brad Durif che poi oh. darà voce al tuo amato Chucky e sarà tra i tanti ruoli della sua splendida carriera. Grima Vermilinguo nel Signore degli Anelli, possiamo andare con Million Dollar dai. Però sì, ci andiamo con Million Dollar Baby e Tiziano si è giocato il bonus, grazie mille. Pensa se, se arrivassimo poi... Eh, Oddio, eh, fermati. Oh, oh, vedi cosa vuol dire aspettare? Giusto, Loco ribalta la situazione e fa passare qualcuno volò sul nido. Noi del... apriamo allora, visto che c'è questa super chat, l'ultimo minuto per portare la gente a contrapporsi alla scelta Cavolo. di Juice Loco da ora eh, vedete colpo di scena e qui quando purtroppo subentrano i titoli quando subentrano i titoli che eh, per un motivo o per un altro fanno diciamo eh, affetto no non c'è Berlinguer ti voglio bene allora un minutino da ora io lo, sto già, lo sto già considerando il minuto lo sto già ah, tenendo okay, okay, ok aspettiamo un attimo no dicevo qualcuno vuole studiare il cuculo poi c'è quel finale con l'indianone che ma un attimo, il, nativone, e, oh, il e, grande grapo, no. se no, poi utilizzo. A termine. me lui mi fa incazzare perché lo so che anche in chat, magari non sarete ferrati. No, ma, una dici... delle cose più belle del film: Chi è Michele... che si legge un titolo come qualcuno volò sul nido del cuculo? Dai. Allora, allora, nel frattempo sta finendo il minuto. però Michele dice di essere un amante della comicità toscana, almeno fino ad un certo periodo, e di amare Ceccherini. E ancora, dopo che io, il dottor Mazzarella, gliel'abbiamo detto in tutti i modi possibili, intanto qua finisce il sondaggio, ma andiamo avanti, cioè finisce il tempo, ma vediamo se i soliti 20 secondi. Beh, da... finisce questa battuta. E non ha ancora visto la brutta copia, che è uno dei film migliori. Ma cazzo non dici, non dici che l'ho per... visto l'altra volta? Pirla. L'hai visto? Non mi hai detto nulla. Ma se niente. ne è parlato? Ma se ne è parlato? mai? come mai? Ma ma certo che ti ho detto fuori. che ci avevo, avevo l'abbonamento. Uh, A ah, infinite del film solo che l'avresti visto, no che l'hai guardato, ragazzi. Sta vincendo ancora uh, giù, dai, eh, no, è finito adesso, è finito però quindi okay, mettiamo... l'hai allora, Se visto la brutta visto. cosa, non... Eh, ma non certo, mi hai detto, niente. ma te l'ho detto. Che, eh, come dice Mazzarella: è il film di una persona che sta molto molto male. Dai, col finale con l'astronave la, sotto però la sua Arcore, c'è delle cose straordinarie. Il momento che mi ha fatto più ridere è Monny con la vecchia sul treno. Ok, perfetto. Guardate la brutta, qualcuno volò sul nido del cuculo A me fa piacere perché tanto abbiamo già sì. gli spietati, esatto, Ah, no! Il cacciatore intanto voglio rispondere a Ezechiel: guardati lo scopone scientifico di Luigi Comencini. Guardami, Ezekiel di quegli anni lì, ti devi vedere tutto Ettore Scola, tutto Monicelli, tutto Monicelli, tutto di Norisi. Tutti, Pietro quindi, Germi, eh, tu conosci, è... Germi eh, Pietrangeli, tutti guarda. Tutti però questi... Te ne consiglio due se ti è piaciuto. Divorza d'italiana, Lo Scopone Scientifico e un borghese piccolo piccolo. Per me sono due film. Oh. Che ti... Comunque, comunque, comunque. Il cacciatore: il cacciatore, assolutamente. Che bellezza! Peccato non l'abbia rivisto in sala. Non ho visto l'eterna illusione, però. Rebecca, eh... Rebecca, Rebecca, Rebecca. Eh, 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 eh. Kramer, Kramer, contro contro Kramer. Kramer, Dustin Hoffman e Mary Strip, sublimi, sublimi. No, accadde una, notte, accadde una notte, anche perché Shakespeare, Rob, ricordiamolo, è il primo film che ha, diciamo, violato la mia verginità Oscariana mi distrusse l'anima quando vinse all'alba di quel 28, o meglio, 29. Eh, marzo 1999, Salvate il soldato Ryan. A Comunque, fine. non ho visto Marti Vita di un Timido. Marti Vita di un Timido è un film straordinario. Straordinario, grandissima però... performance di Ernest Borgnine. però, il padrino, parte 2, il padrino, parte 2, dai. Esatto. Greenbook lo sai che dico Green Book Spotlight, no, io dico. Sono, sono due film vado... bellissimi, Green Book. però. Spotlight è più. Be... però, aspetta, aspetta. Ricci anche Guarda, il, il comico io che dirige. Green Greenbook perché comico. adoro la performance di Viggo o Mortis, Se no, dai, crea il sondaggio. Dai. No, se ti no, piace no Green Book vabbè. mi va bene, mi va bene che per me si poteva discutere con la gente su questo, no. I migliori anni della nostra vita. Qui mi fido Oliver di è anche colpevole di aver vinto l'Oscar l'anno di 2001 di Siena lo Spazio. Quindi... Vabbè, eh, oh. non ho visto il ponte sul fiume, Kai, però. Quai, quai, vai, e pisci, viene un'altra cosa. Questo, il pion... Oh, il pion... Quai, ma stai oh. scherzando, dai. O oh, il padrino, dai, senza un falso... Ma... No, volevo, volevo vedere se te dicevi il discorso... Del... No, no, non è da cervelloni, per me è un gran bel film. No, sicuramente... eh, anzi, secondo me è quel bel cinema impegnato un po' agli anni 70, tipo tutti gli uomini del presidente, eh. Che è anche per il grande pubblico, infatti, in, è cioè, Patton. Capolavoro assoluto, George C. Scott in stato di grazia, Qual no, rayman rayman ma sei scemo, mi eh, è piaciuto di più. Che ti devo dire, sondaggione, ragazzi. Vi prego. Eh? Cioè, ora Beh, va bene finché no, si, eh, scherza, è si più, dire, ah, però anche qua. Mettetevi nei panni di un Paolo bambino quando ha visto questo film. Oggi non saprei, anche Rayman, eh, non lo rivedo con due capolavori assoluti. Parte il sondaggio adesso, Paolo. Ok, vediamo che ore sono. Ok. Offendete tutti Paolo, ne avete il diritto. Reimer è un film che io amo tantissimo. Eh da Stinoff, ma quando piccolo mi ricordo proprio che de, era la performance che tutti lo davano, però Lorenzo d'Arabia, ragazzi, poi il film preferito, ma è, anche Stine per Stine essere, in... ma è anche per essere un po' in contrapposizione, altrimenti, ah, ma, cioè, sì, ma sì, certo, certo, però direi che ce lo suchi perché per ma ora la vittoria che, di ma... è non di è piaccia. che Non è che sia passato che ne so Anatar, è passato comunque Lorenz d'Arabia, quindi... Anatar, perché non ha vinto miglior film, per esempio? Anatar? Eh, Anatar non ha vinto il Miglior film perché avevano finito le Anatre, se no l'avrebbe vinto. Capisco. Comunque il sondaggio è. Ti dico finito adesso: 77% vince Lorenz d'Arabia. Dubito che qualcuno voglia utilizzare la Super Chat per far vincere Raim. Abbiamo comunque il minutino. Abbiamo certo il minutino canonico. Travatar invece. Allora, Travatar devo Colossi dire la verità. No, c'è l'ultima ora è stato arrestato. Sì, no, per però mattina... quando siamo andati all'Arcadia, Michele, e ci siamo ritrovati nel bagno, lui stava facendo la pipì ai bagni fuori, ha visto quelli non al chiuso, quelli al muro, ed effettivamente, e stava voi, si mentre, fa... sì, mentre faceva la pipì, stava col culo indietro, perché secondo me c'ha cioè, al posto del pene, avete presente il kraken dei Pirati dei Caraibi? È più piccolo il kraken. C'ha veramente un bitorzolo che se, se ci facesse un film sarebbe un lungometraggio a tutti gli effetti. Eh, io qui leggo so cose, gente... a parte queste minchia interessante, dice Leonardo. <ride> sì. cosa molto... sì. No, dicevo, io questo odio, no. io capisco che c'è la questione Scientology, Finito però, il per me chi, non... chi detesta Tom Cruise, detesta il cinema per quanto <ride> mi riguarda. Intanto bellissimo. Ma che sta dicendo Paolo? E magari Ma che sta dicendo? Le solite tutto... cazzate che dice sempre. Cosa vuoi che sì, dica? Sì, 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 S -s 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 -s. sì, sì, allora, allora. Qual è per voi il titolo più bello della storia del cinema. Per me è Le Colt. Cantarono la morte. E fu tempo di massacro. Senti, senti. spaghetti western. Io una volta vidi al Giodamato Horror Festival. E tra l'altro non riuscimmo a vedere il film perché la pellicola era talmente consumata che ogni 20 fotogrammi prendeva foo. Un film che si chiamava Partirono Preti, Tornarono, tornarono curati. curati, capolavoro, capolavoro sì. assoluto. Però... però anche Giovannona coscia lunga, disonorata Disonerata con un grande titolo. Eh, alle dame del tutti quelli della Bert sì. Muller, ovviamente. Sì, sì, Attenzione, sì. cosa fa allora... il sale su una scala? Sale, l'ho detto prima, però l ho iniziato so, la live. Sì, dai. Comunque, no, per concludere, ha, ha direi vinto che nessuna rabbia, si... però, irrabbia, sì, sì, però sì, sì. quella volta voglio concludere la parentesi, visto che cosa sta dicendo Paolo. È una cosa vera. Io, quando mi sono ritrovato con Travatar nel bagno, lui mi ha guardato e mi ha detto: oh, 'Paolo, ieri ho fatto una cacata.' Gli ho detto, tu sei volgare, si dice feci. Eh, ieri feci una cacata, allora facciamo passare, passare ho capito. ma non conta conta come una... Arabia, forza, forza. Per, su via per Diana Maremma sbrodolata mai per lei oddio mai per lei dai oh, 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 eh. dura Mi però prendo. vabbè american beauty american beauty ovvia oh, american beauty eh, quando scoprivi la tua sessualità eh, non ho oddio, visto la Paldonot nell'ispettore Tips. Deve però sono più affezionato a balla. Coi rubi. Comunque, a me dispiace troppo che fra i tuoi più di 100 spettatori non conoscano la mia comicità, la mia bellissima comicità. e re. Resta... paolo va preso per quello che è un coglione che fa battute. Stupido, bellissimo, ma, bellissimo yeah, ma venite ai miei spettacoli e Paolo qui io mi gioco uno dei bonus affetti vado con balla con lupi ma sono vabbè, due capolavori vabbè, assoluti eh. ballà con lupi talmente diversi lupi, ricordo, lupi, lupi. il doppiaggio del nido del cuculo se ne ricordi? De, me lo ricordo, sì. De, ha detto che se non sta buono ti dà fuori gerani sul terrazzo il, <ride> eh, dai il ritorno del re ma io non cioè, Oddio. Oh cacchio. Eva contro allora. Eva. Deve Eva contro la... Eva che detiene il record di maggior numero di nomination insieme a Titanic e alla La Land. Ragazzi, Quanto però la dice? stangata eh. La stancata. Cioè... è un cazzo di capolavoro. Eh, però se non si continuare un'ora così, Ma la stangata eh. Ma è. No, 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 la stangata Io dico. Eh, sono due filmoni. Sì, ma sono due filmoni. E Dai, dash. facciamolo. Pubblico, vi prego ma attacco, qualsiasi cosa vinca va bene cioè eva contro eh, eva ma secondo me eva contro no, il eva il primo ti era piaciuto diabolico contro diabolico anche quello non era male dopo un altro colpo tu ti ricordo, lo guardavi su italia 1 è pronto il sondaggio avviato ora ok dai io non voto nemmeno The Sting vedi però in è, chat è quello che cantava sì. è quello uh, che faceva Fred Rosa arcon in Dune di Lynch: assolutamente sì, Adamo uh, contro, uh, contro Davos. Sì. Oh, la gente ti odia proprio, eh. ti odia. Ma, <ride> ma la gente mi vuole bene. <ride> ma, oh, allora, all, ma quando Diabolix arrabbia, dice puttana Eva, secondo te trovi un sì. Tutto su mia madre, bellissimo tutto su mia madre. Vincitore dell'Oscar come miglior film straniero, tra l'altro, nel 2000. Quasi finito il minuto, eh? Questa puntata andrebbe fatta anche con, con Adriano una volta. Sì, è vero, poi possiamo chiamare ospiti anche nelle prossime. A voglia. Eh? Ovviamente lo sapete, il momento... No, manca 8 l'UV Fufu è il momento degli innocenti ma non troppo speciale una volta al mese, sul, una volta sul mio canale una volta sul suo, e infatti è seguito finito, per me la gente lo vorrebbe anche tutte ha le vinto Eva contro Eva al 60% buttiamo qualche secondo perché ormai dobbiamo dare pari opportunità tra l'altro Paolo ricorderai sì. benissimo mm? te che sei uno studioso no? della storia del cinema che certo. Eva contro Eva è stato scritto da Joseph L. Mankiewicz che è il personaggio al centro di Mank di David Manc, Fincher. Fincher, assolutamente. Per questo film ha vinto l'Oscar, tra l'altro. Dai, Eva e contro Eva. Eva. E, va e taratti, da furia. No, no, ho tornato. Qualcuno vuol votare il Tra l'altro, guarda dov'è la stangata. Tra i coglioni. No. No. E non c'è più, accorri The Sting. Dai, possiamo andare? Sì, direi che Eva contro Eva, ragazzi. c'è ancora da fare. È lunga, è lunga. Non si sta qui fino alle 5, via col vento. Via col vento, sì, sì. Non è un paese per vecchi. Assolutamente, assolutamente. Anche se sei d'accordo. Assolutamente Brave Art per me è un gran film, ma fra i colossali in costume degli anni 90 non è tra i miei film del cuore, no Led di Lorenzo Olivier è immenso, però. non c'è niente da fare. Mm, silenzio è po di cuore, anch'io. anch'io. No, 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 ma per me è anche un film eh, superiore. Med The Partid. <ride> Però io mi ricordo che tu, alla fine, ballavi e ha vinto scritto. Anzi, di... io vedo la chat un po' in ritardo. Eh? Quindi, eh, se aggiornate la pagina, magari Sai perché... che mia lacuna. Io non ho ancora visto Moonlight il vincitore ma guarda non è una lacuna. Posso dirtelo, faccio passare Moonlight perché Tom Jones sinceramente non è un film che amo e poi magari mi serve per sacrificarlo, sacrificarlo dopo. Ma guarda, The Millionaire, io ne parlo male e tutto. Vabbè, scende per favore. Cioè. cioè, non è un film brutto The Millionaire, ma otto Oscar. Porca Troia. Amadeus, per favore. Sì. Okay. Uno in più di Oppenheimer, ricordiamo. Oh, siamo si, al... Grazie. Siamo arrivati, andare. ora ne restano 16, eh. Lo sai che Ragazzi, poi Ora sono cazzi in veri, e... perché qui ora è capolavoro contro capolavoro. Senti, allora. io vado però con non è un paese per vecchi. Anch'io. Anch Madonna, io. se come mi piaci. Così, estremo. Mi sa che è la prossima manche quella che farà male. Ah, eh vabbè, va contro Eva. No, va contro Eva, per forza. Eh, che, che dici no? no, sei in Green Book. E eh, eh, io non l'ho visto però un uomo, dico, vabbè, mi fido di te, quando non l'ho visto mi fido di te perché vai, 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 vai è un capolavoro. Qualcuno Nido. Volo... Sì, mm. sì, 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 Titanic, Hitchcock dai, no, ecco, Titanic, senza se e senza ma. A me sì, piace Antonio molto San Antonio Greenbull. Anche a me, Tannis, è Madonna un film ingiustamente maltrattato. Green Book perché è molto classico. Oh, eh, io vado di Rocky, è eh. Eh, l'appartamento. Io spero prima. che Adriano non veda mai questo momento, ma anch'io vado con Rocky. Oioio, come ti voglio bene? Dai, quando è il cuore partite, ragazzi, è il cuore. Come si chiamano, buo e diulo? Dio santo, ragazzi. Ah, qua è come, se, è come se ti chiedessi, preferisci, Michele? Eh, come si chiama quella, che ti garba a te, Scar Rebecca Johansson. Ferguson o Scarrello Johansson E la risposta è perché tutte e due no: perché non ce la fa Perché tu vieni mentre si leva le scarpe, se te ma, ma nemmeno appena apro la porta. Eh, allora io, io, ti, dico, io ti dico il padrino, ti dico il padrino. Allora io farò invece, ti dico il cacciatore per un semplice motivo. Discorso di prima. Il padrino è un capolavoro, così come il cacciatore, ma di Cimino non si è portato avanti a nient'altro. Se non ricordo male, e invece c'è anche il padrino, parte 2. Esatto. Beh. Però crea il sondaggio. ed eccolo, ragazzi. Questo sì che fa male al culo. Il padrino contro. Mamma mia, il cacciatore. Via col sangue. Per me cioè sono due film, anche forse No, No, sono due film da 10 e 8. anch'io forse preferirei il padrino, però per quel discorso già... Però sai, poi tu ti ritrovi il padrino contro il padrino 2 e ti viene distinto pigiare il padrino 2. Paolo, il sondaggio è impazzito, sta facendo così. Ora si sta stabilizzando... Oh mio Dio. Sta facendo... No, quella è... Guarda lì, è un testa a testa Paolo. Eh, non lo no, vedo, Paolo, non me lo fa vedere. C'è un'altra Chicardia. Attenzione, oh! Attenzione, Paolo, quando siamo? Eh, manca 20 secondi. Eh, sorpresona qui, eh, ragazzi. Ah, 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 vedi? Però è quel discorso lì, siamo guardando C'è pareggio avanti. in questo momento, c'è il pareggio, signore e signori. Cioè, almeno ci sa... Ci sa, Cimino, dopo contro Coppola. Se no è Coppola contro Co il padrino contro il padrino 2. Boh, Attenzione, vabbè, qualcuno questo... è passato in vantaggio. Quanto manca, Paolo? Finito, finito il sondaggio. Chi vince, vince col però? 51% il padrino? E allora, qua la super chat serve, però. Eh. E cioè, se avete, se avete votato il padrino, eh. vince col 51% e c'è il 49%. Ma che su... mi aspettavo, onestamente, mentre aspettiamo. Il padrino mm. pensavo che fosse più schiacciante la vittoria del padrino, se c'è il 49%, me, soprattutto fra i più giovani è meno rivisto. Del padrino, il padrino sì. è proprio una leggenda. Però se qui... qualcuno vuole buttare giù dalla torre del padrino e far passare il cacciatore a questo minutino, minutino e mezzo per fare una super chat, <ride> eh, ragazzi, <ride> sicuramente se avete voi. notato. Con quasi altro, 50%. Anche te è vero, sei, sei tornato a vederlo in sala del cacciatore. Purtroppo no, lo dicevo prima, purtroppo. Ah, no. Esatto, esatto. è stato il mese scorso, caro S8, C blocco. Sono tornato a vederlo con mio fratello, i brividi per 180 minuti. Sì. E torna anche quarto è potere. È vero, è vero anche questo. Come? Torna anche quarto potere in sala in queste settimane. Sì, qui. tra l'altro ne dobbiamo parlare prossimamente perché... I wonder che lo distribuisce mi ha mandato la copia restaurata. Finito. Devo condividere oh, con Attenzione, tutti. riparte il minuto. Se volete far vincere il padrino, Marco Mezzo con 2 euro, butta giù dalla torre il padrino. Se qualcuno vuole salvare il cacciatore, e il padrino, scusatemi, al posto del cacciatore, deve fare una super chat più alta di 2 euro tra l'altro ah, volete eh, Marco mi tipo, sa che sei parecchio appassionato sito, del cacciatore probabilmente è vero come Lion, ragazzi è, è, oh, sono le regole del gioco ragazzi si fa per divertirsi eh. allora, ragazzi, quello il bello se no è, sul è troppo sito, facile vince il finto di playon mettere scontatissima... un po' di pepe al tutto, dai, non prendetela sul serio. È scontatissima l'edizione, quella del cinquantesimo anniversario del padrino, che te la tirano dietro quella in 4K. Ah, sì, Ah, Stai il fanettino, quello semplice, eh, però quello io... grosso, no, no, quello grosso. Però c'è il problema: ah, sì? Del... sì, sì, fino a ieri era scontatissima. Ma no, no. io, quella l'ho comprata guarda stranamente non l'ho comprata a prezzo pieno subito però appena scese di una cinquantina d'euro l'ha presa al volo finito il tempo, cioè veramente avete lottato per il padrino ragazzi 20, passare il 20 secondi per salvare il padrino per il se, Mezio, eh? se no Marco Mezio con questa super c'è cioè da 2 euro a passare salva quel grandissimo film che è il cacciatore di Michael Cimino che purtroppo è stato un regista sfortunato nella sua carriera. Poi, esatto. purtroppo, ci ha lasciato qualche anno fa. Se la lotta, attenzione: vedi, dice Marco. Il cacciatore è il mio film preferito degli anni '70. Se la vede, se la lotta con Taxi Driver, non ce la faccio Finito a vederla. Io, guarda, è una sofferenza quando c'è di mezzo questi titoli. Eh. Lo sto per fare, ragazzi: eh. Passa 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1 e quindi il cacciatore c'è chi userà questo tuo conto alla rovescia per fare altro. Maiale porco. porco Il cacciatore manda Passo. a casa il padrino. Grazie all'intervento di Marco Mezio. Pronti? Accade una notte. Te dice accade una notte? Che bene, dai, 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 dai sì. <ride> eh no, qui veramente, sai. Eh ragazzi, allora però Discorsese non ci sa un cacchio niente L'unico film è Discorsese che ha vinto il miglior film. Perché eh sì, perché poi c'è il premio alla carriera e poi che c'ha. Non neanche. No, 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 Matti Scozzetti ha un Oscar, quello per la migliore regia di The Departed, non c'è un cazzo niente. Vedi, ci sono dei sostenitori. Questo per me, ovviamente ragazzi, lo ripeto perché sennò qualcuno non capisce il concetto. Se dovessi andare di testa direi Padrino parte seconda, però The Departed per me è un film... È che incredibile, bellissimo. Però sai che... Va... cioè, di Coppola... No, è l'ultimo. Abbiamo fatto andare via il padrino e ora leviamo anche il padrino 2 con questa trascuratezza? No, io direi il padrino 2. E amo The Departed, però... Io lo tengo, io vado con The Departed, ragazzi, mi dovete perdonare. No, no, che perdonare, un filmone. Vai, sondaggio? sondaggio? Sì, sì. No, io Coppola lo tengo. <ride> questo è grave eh, oh, ragazzi d'altronde si sapeva che appena si arrivava alle ultime manche, manche. dite <ride> parte da un minore discorsese non proprio secondo me io non sai. sono assolutamente d'accordo pronti attenti via partito il sondaggio dicevo io non sono d'accordo c'ha questa nomea un po' perché è più moderno dei capolavori eh, precedenti e un po' perché è un remake te lo io sai guarda... quanto amo gli ultimi due film di Scorsese però io de The Departed lo preferisco eh. Ti dico, allora forte. Mh, posso dire preferisco de The Departed da Killers of the Flower Moon che io... non lo preferisco a The Irish ma no io anche a The Irish but... de The Departed de è più rewatchabile probabilmente sì, ma anche il Padrino Parte Seconda nonostante... ricordiamolo il Padrino Parte Seconda dura 2, 3 ore e 20 3 ore e 17 se non erro tra l'altro, per ora c'è una vittoria schiacciante. The Parted è proprio un film che a me, come si dice in questi casi, mi ha spettinato in sala. Bellissimo. Non me l'aspettavo. Anche perché, ricordiamolo, perché è facile dimenticarsi la storia. Scorsese è sempre andato negli anni 90 e negli anni 2000, di alti e bassi, anche a livello di ricezione del pubblico. The Aviator, che è il film precedente a questo, se non sbaglio, fu. Un successo, ma costò tantissimo e fu un mezzo flop a livello di spese e incassi. delle parte del film, credo, di maggior successo della carriera di Scorsese. Quanto manca al sondaggio? Ma Tanto 10, mi sembrerà... 10 secondi. La vittoria uh, è: uh, no, ma a voi vi piace la. Dimmi un po', dimmi un po', e eh, che te ne un po', è finito. Abbiamo fatto la super chat. 72% aveva vinto il padrino, parte seconda. Ma Giorgio Lazzari entra in scivolata a vincere da parti. Avete questo minuto, no, scusate, ok. Quindi si riazzera tutto. Se qualcuno vuole far passare il padrino parte seconda, deve battere la super chat di Giorgio. Di Giorgio. No, dicevo: Lazzari. guarda, sì. tra l'altro, aspetta, fammi recuperare un uh, allora. Dove, uh, dove, dove? Dov Ho visto. Prima un conto video? che il Padrino parte seconda, vale 2 euro mamma mia che vergogna <ride> no io voglio dire che The Departed comunque Antonio, di Antonio film, che dice corruzione non se vale ci caso? quello <ride> The Departed è uno di quei film che è apprezzato molto anche dai non cinefili il classico film da Italia 1 sì, che infatti, il bello di The, The Departed, secondo me è che mescola la grandezza del cinema crime di Scorsese a un gusto un pochino più da film commerciale e io voglio citare William Monaghan che è lo sceneggiatore finito minuto, tanto, finito. di The Departed che poi nella sua carriera non ha fatto altro che troiai attenzione oh! e eh, qua... qua se volete The Departed riparte il minuto da ora Mario 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 <ride> vedo Mario, che anche... Mario 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 <ride> no dicevo è eh, eh, però ma... Cinema Room eh sì ma è 2 euro deve superare 5 se no eh... Eh, cinema Room, o ne fai un'altra da quattro o oh, cinema no, sì, eventualmente un'altra da quattro eh, no, oh. dicevo, dicevo, attenzione ehm, William Monaghan, lo sceneggiatore, premio Oscar per The Departed, poi purtroppo al di là delle crociate di Ridley Scott che però si sa, nella versione cinematografica sono un po' rovinate, non ha combinato un granché nella sua carriera ma per me la sceneggiatura di The Departed è una macchina orologeria il film inizia e ha un ritmo e una ricchezza di narrazione talmente incredibile che sembra un piano sequenza che non lascia mai respiro. tanto ecco lui, arriva lui rompe i coglioni Andri, fai una super conosci? chat da 10.000 euro quanto eh? manca, quanto manca sta vincendo, sta facendo Marta, 10 Mario secondi padrino. adesso, alle 23 abbiamo finito e, e così facendo vince il padrino Ok, allora mentre chiudo qui, aspetta a eh, farlo passare perché mentre chiudo. Finito, finito, quindi aspettiamo i classici 20 secondi per i, per i ritardatari. Sì, esatto, però così facendo giusto. vincerebbe giustamente anche a mio avviso il padrino parte 2. Eh sì 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 mm -hmm. vabbè per me sono due capolavori eh? sono veramente due capolavori c'è sempre questa diatriba, prima qualcuno lo diceva eh, qualcuno prima ha detto opinione impopolare, scusate non ritrovo il, il commento, padrino parte seconda non è meglio del primo io per tanto tempo sono stato convinto che il secondo fosse migliore del primo ora che sono un po' più vecchio mi rendo conto che la presenza del personaggio di Marlon Brando rende il primo film un pochino superiore però il padrino parte seconda è uno di quei rari casi in cui il sequel, quanto meno vero, cioè. l'hai creato tu? Questo qua, intanto è finito il tempo. No, Paolo Duncan. Eh, allora, pa allora, allora però, facciamo una cosa: Paolo Duncan può avere un bonus. Stiamo utilizzando no. il suo? No, no. Beh, dai, padrino parte seconda supera però sarebbe bello se io e te una volta Michele provassimo a creare una scheda E eh, che poi come ci, come ci facciamo a giocare perché se noi le facciamo miglior battuta di ceccherini e pace sì, e tu, fai cinque schede dai il padrino parte seconda yes e grazie a Marco Amleto. un americano a Parigi e eh, non Amleto. ho visto Amleto mi fido di te ok no Lorenzo restata dai gli spietati, da un sondaggiamo qui, eh. Gli spietati, dai. No, Paolo, è più bello il senso. No, 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 no. Va bene, dai, facciamo passare Clint. Clint, Clint, va bene. Ce l'hai messi tutti, grande Paolo. Mm -mm -mm. American Beauty. Anch'io, porca miseria, no? Ma Lady è un bel musical, ma una palla. Amadeo, e siamo all'ultimo del sedice... della de, de, de Cristo, de, per me è il ritorno del re. Allora, eh, io invece ti dico io, Anni. Dai, Paolo, no, ti, no, io è, ti dico io, Anni allora lo sai che il signore degli anelli ha quel genere che non mi prende poi però quando guardo il signore degli anelli il ritorno del re lo amo solo che se dovessi scegliere adesso io ti dico io Annie ma tutta la vita no tutta la vita no che cazzo dico però preferisco vederlo rispetto a prendi un minuto a partire da adesso Ora. vai mm, ti odio, e io, io ti Annie dai ma stai zitto, ma chi vota io e Annie? Che arriva è... in ritardo al cinema e non entra, ma siamo noi Michele, dai. Quando sta così? Sì, siamo no, vabbè, io. Allora, me. allora, allora. Ma io e Annie, ma è Allen chi... è uno dei 20 sì, quantomeno forse 10 registi più geniali, influenti e importanti della storia del cinema. Io e Annie è il suo capolavoro per quanto mi riguarda insieme a Manhattan, un duo Diciamo, una coppia di film assolutamente assoluti assolutamente assoluti. Tanto vince il ritorno del re, però. Sono duffiti, sì, assolutamente non c'è il ritorno del re. Cioè sono, vedete quando vi dicono Annie Hall e, il, e The Return of the King? Qual è il film più bello? Ma davvero lo si può dire con oggettività? Non esiste l'oggettività. è il, il cuore che è sempre nei confronti degli Oscar come si fa a votare se è più bello Killers of the Flower, Moon Oppenheimer Barbie o American Fiction bisogna seguire anche l'interiore delle persone il centro In interiore è finito chiude il sondaggio vai vince il ritorno del record 69% poi aspettiamo il minutino poi è vero che io e Annie è anche il film che come si può dire Consacra definitivamente anche grazie ai premi Woody Allen. Anche se ricordiamo che Woody Allen non è mai andato agli Oscar a ritirare i suoi premi. L'unica volta che ci è andato è stato nell'introduzione cerimonia del 2002 per presentare un video che celebrava New York dopo l'11 settembre. Comunque, quanto sarebbe volta che è andato agli Oscar quanto sarebbe bello una live sul canale del collezionista di ombre il collezionista commenta la live di Innocenti ma non troppo eh, noi, noi molto, ti diamo molto, il permesso molto. Adriano fai una live dove lo puoi fare condividi lo schermo senza averla vista <ride> prima però eh reaction del collegio vi cagherei negli stivali qual è l'ultimo Oscar vinto da Woody Allen oddio mm. Mm. coglione l'ultimo Oscar non me lo ricordo miglior sceneggiatura originale Midnight in Paris comunque passa il signore degli anelli il ritorno, il ritorno del re, re. Ritorno e va benissimo del... e va benissimo siamo adesso ne sono rimasti otto Titanic Titanic no qua qua per... cioè Titanic per me è già il miglior film eh, Titanic, Titanic Titanic perdonatemi perdonatemi ma Titanic, Titanic. Cioè padrino il padrino parte 2 sì. però guarda a malincuore, eh, perché io mi ero cambiato ma il padrino parte 2. E siamo Ah no, ok, siamo già al ter... quarto ultimo round. Eva contro Eva. Sì, anche io dico, quello e eh, non ho visto Ambleto, però Eva contro Eva, dai. E eh, quando non ho visto però il cacciatore? No, okay. ma guarda, ti vengo ti vengo dietro col cacciatore, dai. Senza malizia. Rocky, 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 Rocky. Rocky e eh, oh, qua il cuore che fa, Rocky, Adriana, cioè tu mi dici che Adriana e Rocky insieme li fai andare via senza guardarli, guarda come sono belli per la mano, Adriana! Cioè, la colonna sonora. Rocky, ecco, Madonna, la chat impazzirà però veramente, Rocky. Per me Io te lo dico già, è tra Rocky e Titanic per me è la cosa più difficile, eh. Se c'è Rocky e Titanic insieme, eh, mi basta... io qui vado con qualcuno volò anch'io perché abbiamo portato avanti Million Dollar Baby. O no? Vuoto sì. di memoria, anch'io. Qualcuno eh, volò? No, eh, eh, no, non me lo ricordo neanche io. No, però io vado su con qualcuno volò. vabbè Vabbè, anch'io. Capitano, a Scinderslis, però me l'ho dimenticato c'era Scinderslis. Accade una notte, ragazzi, non sottovalutiamolo, è un capolavoro. Il ritorno del re? Sì. perdonatemi. E siamo arrivati agli ultimi quattro, no, agli, ora i quattro, sì, è, è il cacciatore, io dico. Guardate, non ce la fo, Paolo, non non ce, ce la fo. Fo. Eh, oh. No, io devo dire il ritorno del re e il popolo deciderà. Io dico il cacciatore. Cioè, guarda come ti sta guardando De Niro. Ti sta dicendo, oh brodo, cliccami, denta a te. Pronto? Chi è? Vai. Cazzo. Tanto fanno vincere il ritorno del re, fanno Ma vincere. Ma non ti credere, eh? Non ti crede. Oddio. Ma secondo Attenzione. te, dai. Attenzione. No, 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 pensa, si sta rifareggiando un pochino. Che vuoi pareggiare te? Ragazzi, io allora veramente ho iniziato questo sondaggio quasi con l'idea di eliminare il ritorno del re subito. Per andare oltre in chat, ma poi Sara Giacomelli, sarebbe l'ora di utilizzare il tuo bonus. Ma fatti Sara, dove tu sei? Sara, perché ti amo. Siamo quasi al pareggio, eh? Ragazzi, siamo dalle parti del pareggio, faranno vincere il ritorno del re. Ma siamo veramente a un passo dal pareggio, a un passo. Si sa, lo si sa, lo si sa, lo il... user. No, per me è È andata a fare la spesa da due ore, a vedere finisce. un bel film. Sì. Dimmi quando finisce eh? Eh, ancora. Manca 13 secondi. Mancano siamo 13... veramente. È molto più tirata di quanto credessi, ragazzi. Come la Gladstone, siamo lì lì. Stop. Ha vinto il ritorno del re col 53%. E ora c'è il minuto Quelli della Sono super tanti chatti. sostenitori del cacciatore. Oltre Dai, al super. super di prima. Ragazzi, allora, però, allora, cerchiamo un attimino di essere anche lucidi. Non voglio fare il fanboy Signore degli Anelli, la mia vita. Tanto chi mi segue lo sa. Il cacciatore è un capolavoro che però affronta in maniera geniale un tema che in quegli anni il cinema ha affrontato in tanti capolavori. Eh. Apocalypse Now, per citare i più famosi. Apocalypse Now, Platoon che abbiamo escluso prima, nato il 4 luglio più avanti, Full Metal Jacket eh, quasi dieci anni dopo. L'esperienza del Signore degli Anelli bisogna riconoscere una cosa, tutta la trilogia tuttora è unica nella storia del cinema, a livello produttivo, a livello concettuale, a livello anche narrativo. Chi altro nel, nella storia del cinema, attenzione, Marco ci ribadisce. Quindi Marco del Signore degli Anelli, vi prego. Avete per... un minuto a fate, partire fate da adesso. Intanto Fatevi ci state avanti. guardando ecco. in 118, quindi l'ambulanza c'è nel caso. Ecco. Detto ciò, c'è un minuto. Dio mio. Dio mio, Dio Ripeto, mio. Sono... È un Quale altro regista che non è un regista hollywoodiano con i grandi studios alle spalle mm. prende mobilita un intero paese come la Nuova Zelanda e crea una delle pagine più gloriose eccolo qua Guarda, Giorgio, quanto, grande, riparte, Giorgio riparte il minuto quanto sarebbe bello se ora Giorgio Lazzari ne fa una da 10 sul Cacciatore poi ovviamente ragazzi sacrifica un film come il Cacciatore beh è un dolore perché io ripeto, quando ho visto il mese scorso, mi, mi nascondevo con Sala così da quanto piangevo sul finale nelle scene che relativo al personaggio di Christopher Walken, però per me è stata proprio come si dice, un'esperienza un totalizzante. Sono stati anche tre anni della mia vita, Marco Sono Mezio, stato... fai vedere chi ce l'ha più lungo. Fai una bella super chat da, da quanto l'ha fatta lui, falla da quattro e Tutto. Giorgio Mezio. Eh, almeno va avanti il ah, perché fai 2 più 4 fa 6 ma Benfiziano bravo ci chiama il gomblotto <ride> cioè ripeto qui cosa viene viene però ripeto. ma veramente io vi condivido anche quelli che finito, sono dei ragionamenti finito, non oggettivi. finito 20 secondi per i ritardatari che magari dicevo che abbiamo detto fin dall'inizio l'oggettività in questo tipo di ragionamento non esiste però ci sono delle linee che possono spiegare le mie decisioni e per me lo sapete l'esperienza di signor di Anelli è stata totalizzante per tre anni della mia vita mi ha assorbito a me e ai miei amici in maniera completamente completa e quindi possiamo che dire che vince. che vince dai accetto la sconfitta ok quindi abbiamo anche il, il commento grande, uh, di grande Marco mi piace anche signore. la tua aspetta. Però il cacciatore ha vinto nel cuore di milioni di persone nella storia Rocky, Rocky, ro 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 Rocky. Te lo concedo Rocky, Rocky, va bene, dai. Schindler's List. Eh, oh dai. Per me il più grande film sull'Olocausto che sia mai stato fatto. O Schinders Schinders oggi List. alcuni già lo dicono sì, per la sì, zona sì, di sì, interesse, ma non è Schindler's List, dai. Doloroso è eh, questo, però scendere anche perché è l'unico Titanic, oh. Eh, oh, è titanica, è la vita per me. Titanic, eh, vedi oddio ragazzi, scusatemi. <ride> ne rimane Titanic, no, qui, 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 ragazzi. Titanic, veramente. Titanic, Titanic. io lo sapevo che questo momento sarebbe arrivato. Titanic. Ragazzi, sì, ragazzi, non sono gli ultimi due. Sì, sì, eh, non lo so. No, C'è no. uno di due, ma sì, che sono gli... eh, ce ne uno. C'è chi vince questo? Sì, sì, scusami, volevo dire gli ultimi quattro. No, dai, Titanic, ragazzi, t... Michele, dai, dai, Titanic. Te che dici di essere un appassionato? Lo... sono andato a vederlo per l'ottava volta e ancora il pene mi si è rizzato. Al minuto. 16. Allora, Ho allora, allora ancora... calmati, respira. Eh, dai. Io speravo che questa coppia non ti sarebbe mai presentata eh. Se non nella finalissima, allora, tutto il ragionamento che ho fatto prima sul Cine di Anelli resta in piedi ed è Sacrosanto. Mi piace Titanic. L'ho visto a 12, 13 anni non ancora compiuti, posso dire che è stata la prima volta che ho partecipato anche nella mia vita. Dopo forse solo Jurassic Park, a un fenomeno che andava al di là della sua natura cinematografica il film che tutti hanno visto e che tutti dovevano vedere, ho vissuto la Diaprio Mania, la Titanic Mania, Dai. e veramente anche, qui è come scegliere... È come anche mi perché parlare? Michele, no, qualsiasi scegliere. film... Vedi, poi qui c'è gente che invoca il sondaggio. Però, eh, però poi il sondaggio fanno vincere il signore degli anelli, tu lo sai, è tutti fissati il ti signore crede, degli anelli. Ti no, crede. ti volevo dire, se ora passasse il signore degli anelli, sarebbe comunque il ritorno del, il, il ritorno del re contro Rocky. Eh, presumo. Quindi, comunque sono due cose belle. O se no, Titanic contro Rocky Però dai, Titanic e Rocky cioè Il signore degli anelli, il ritorno del re è bellissimo. Però Titanic i pianti, le emozioni. Poi, che magari ti emozioni di più con il ritorno del re. Allora, ci sono numerosi contenuti sul canale per me, di me che parlo sia di Titanic che del ritorno del re. E mettendomi anche molto a nudo ho spiegato anche come Titanic, sia stato il film, l'esperienza personale e in un'età comunque di passaggio. Mi ha iniziato a farmi porre molte domande anche sulla natura della vita, sulla mortalità. Quindi, no, Titanic per me è un capolavoro veramente. La colonna sonora, ti fidi di me? La ricostruzione, a quei tempi, come sono stati utilizzati gli effetti prostetici speciali? La ricostruzione. Sono questi stronzi in chat che mi stanno. Ma, 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 ma chi cazzo se ne frega della chat? Guarda, io rispetto quello che mi chiedono. Andiamo al voto per il titolo del re non lo Sempre posso. Sono il solito Sono democristiano. Sono un democristiano più di te oggi e vado al sondaggio. Fanno, fanno vincere il padrone con il padre sondaggio. e Sei. la madre, ma è già Guardate, forse Titanic un minimo avanti, poteva starci. Prendi un minuto a partire da e qui sì, che ci si scanna. Ora, Dai. ok. No, ma ti giuro io vi farei sentire, ho, ho la tachicardia. Ho anche paura del risultato del, del, del sondaggio. Eh, sondaggio. Ma che fanboy di Titanic, non è questione di essere fanboy, è che è un capolavoro. Ma guarda un quanta fischio. gente non apprezza Titanic, ma non vi vergognate? Ragazzi, proprio per questo dovresti <ride> dire... Male la gente, sia, cioè, il, il Signore degli Anelli, lo so che è un una trilogia splendida, anche quella rivoluzionaria. Guarda, guarda, cioè la gente lo odia, guarda. Quel, lo che odia. Ha fatto, quel che ha fatto Peter Jackson, ma ragazzi p James p Cameron... Sì, è vero anche questo. Cioè... Cioè, ma Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, poi Titanic ce n'è solo uno, ma per lei ce ne sono tre. E sai che uno, ho visto che ora l'ha iniziato presso dalla fuga, facciamo un bel Facciamo siamo più o meno a 40 secondi. Vabbè. ora. Va bene. No, ragazzi, vi, vi prego, vi prego. Porca. Guarda, voi pensate che io scherzi faccia la scenetta io ci sto male io ci sto male direi eh, che il sondaggio è finito e vinto. vince il ritorno del record che coglioni anni. che palle que quelle spade ragazzi ah, eh, andiamo quindi, con una super chat ragazzi qui no Titanic è superiore alla vita posso forse nella visione nella tecnica ma come film per me proprio no Ragazzi, Jack, Jack Dawson che va a fondo, lei che lo guarda dalla zattera, loro che si ritrovano. Sì, loro, che si loro che si ritrovano finalmente quando lei muore, e si ritrovano, e noi che piangiamo. Ora, ora mi fai, guarda, mi è, par è, blocchi, è partito insomma, anche Siri da sé. Siri, ragazzi, vedi, vedi? guarda l'uomo dagli occhi di Falco, te, te, te la rinfaccia a te. Mi spiace Paolo. Non dovevi far passare il signore degli Anelli contro il cacciatore. Ma non l'ho <ride> mica fatto passare. Io c'è stata la super chat, certo, no? Ragazzi, eh, vabbè. ma perché sei stato in disaccordo con me, capito? Il porto su una stella, la mano, il simbolo, del, cioè la forma della mano sul vetro appannato. Per me, Orange Bull, tutto questo sopravvalutato Titanic, non lo è. Ragazzi. Io lo vedo io l'anno scorso, in occasione del venticinquesimo anniversario, l'ho visto. 5 volte, poi l'ho rivisto in Blu-ray 4K a Natale in poco dopo Natale o prima, di, scusatemi, di Natale per me è un film assoluto è un film e cioè, qua non arrivano super chat, ma non c'è nessuno, nessuno che, che vuole salvare Titanic dall'iceberg del ritorno nessuno. del re cioè, nessuno è vero anche quello che dice Nerd World, non c'è scena di Titanic che non sia iconica lo rivedo a ogni release o nessuno cioè, che salva Titanic io speravo fosse un po' più combattuta, porca paletta. <ride> no, io, io resto basilico. Che certo Poi non è che che... flexo, certo. Che flexo, cioè non certo è che... che flexo, ma no, tutta nostalgia. Gianna me l'ho rivisto in sala all'Arcadia. possiamo prenderci un po' più di tempo perché ormai siamo agli sgoccioli. eh. porca miseria, Ehi! Porca mi random io... was already taken. 2 euro per Cazzo, far tornare a Veramente, il veramente. Uh, mi metto in posizione Monica Levinsky però non ti faccio quello che faceva lei e ti abbraccio stretto. Aspetta, Dai. perché dovremmo far valere i 5 euro di prima di Titanic? Eh no, perché giusto, eh no, Vediamo cosa per aveva qualcuno volò, non è che si può, sono Infatti, riutilizzati, eh, eh. Eh, usati per qualcuno volò. Eh, ragazzi. Eh, Siamo da come godo 2 dai, dai, che... euro per far evitare l'iceberg al titanic oh, cazzo si sì. eh, guarda nerd world ha detto una cosa sacrosanta ma io ancora prima che spunti il titanic in color seppia, io sento fare schermo nero pum, pum, piango Mamma, o io il titanic e il re oh. leone sono due film che fanno piangere fin dalla prima scena, ma già all'inizio cosa... quando vedi Titanic con la colonna sonora in sottofondo, l'inizio io proprio non resisto, proprio non ce la faccio. No, per me sono due esperienze di vita e emotive letteralmente alla pari. È vero che Titanic è venuto prima, però il Signore degli Anelli c'è cioè questa cosa che è stata un'esperienza lunga tre anni. Quindi no. per, per me veramente è un pareggio. È un pareggio assoluto. Lei col fischietto finito, 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 finito. finito? finito. Sì, quindi è i ritardatari. Dai, dai, ste fate una super chat vi spezzo in due. Dai, 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 Tanto oggi l'avete fatto guadagnare al cinema, quindi dai, 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 dai. Banca pochissimo 5 4 3 2 1 e vince Titanic, signori. Vince Titanic, stop. Aspetta, eh, aspetta, perché sono passati qui, eh lo so. Però è eh, prima eh, il minuscolo. No, no, so. ma non perché voglio andare avanti a eh. tanto ora c'è Titanic, tanto ora c'è Titanic contro Rocky. Eh. Però. Ah dai. vabbè, cosa diamo. fai te, scusami, diamo. Eh, signori? Dopo. Io veramente col cuore che mi sanguina. Vince Titanic. diamo Lascia andare il signore degli anelli e Titanic. Va in finale. Puppa Frodo. Puppa, o questa? ce eh, n'è oh. un altro ancora dopo, eh sì Rocky eh, detto so. erano... no io qui vado con Schindler's List è eh, capolavoro ma Rocky Rocky dai no 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 no, no. Sondaggio. Qui non transigo. Qui non transigo sondaggio. Rocky. no 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 fa il sondaggio, no 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 è un capolavoro, <ride> ma Cioè, di cuore, ora te cosa rivedresti più volentieri? no List no ah, no sì? vedi? Proprio per avere una giornata leggera, ah. pronto? Pronto? Sì, vai via. Rocky. cazzo. cazzo. Vero cazzo. che qui, eh, sai, sia Titanic sia Rocky sono fra i due, due fra i miei film preferiti. Vedi, non è vero, un cazzo. È una porta moscia. Fondamentalmente, sì, sì, sì. Vabbè, vabbè. Quindi, se dico capolavoro di Rocky e dico capolavoro di Titanic, sbaglio, ma sì. Ma sì, sbaglio, bello sbagliare. Sbagliata insieme a me, Rocky, ragazzi. Cioè, Schinders List è un film intramontabile, bellissimo, il miglior film sull'olocausto che sia mai stato fatto per me. Però, Rocky, l'allenamento lui che arriva in cima alla scalinata e orlaviva. Poi arrivati a questo punto io ti posso dire che io il vincitore mio ce l'ho, anche io, fra questi quattro, fra questi io. tre rimasti. Ovvio, Senti, ovvio, sinceri. però... Però qui già, quanto manca? 15 secondi, è che è tutto un baratro. E direi che abbiamo un vincitore schiacciante, molto schiacciante. ma, sì, ma vince Cinderlis, però mi dispiace per Roger. Schindler's, List. Schindler's, Schindler's List. List ci siamo? finito! vabbè, aspettiamo per Vince le super Schindler's, Schindler's List col 71% pensavo Schindler. molto più combattuta c'è qualche amante di Rocky Adriana, di Bill Conti, di Philadelphia e di Gonna Fly Now che vuol salvare Rocky? io penso di no io penso che il mio pubblico sia molto migliore di così. Schindler's List è un molto. film che è giusto che sia in finale con un altro capolavoro assoluto. Oh! Comunque, una volta bisognerebbe fare un fu 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 sui, allora, c'è qualcuno in chat? Perché è difficile trovare una scheda con tutti i film che noi amiamo per dire se c'è ancora il Paolo che ha creato questo. Gioco questa scheda. Paolo, qua. Duncan, sì. Paolo Duncan per dire se mi mettete dentro Scream, Titanic, Rocky, La maschera di Zorro, Sapore di At mare, vacanze di Natale. Io pazzo eh, I migliori film casuali così. Io impazzisco. In effetti ti rendi conto? Possiamo dirlo da che, da un certo punto di vista, qualora Schindler solo finisse in finale? Però dicevo al nostro Paolo, ci certo. fai. Un bel tanto tanto ha vinto cinema diciamo a nostra fufu. immagine e somiglianza. Te lo voglio esatto, tipo i film del nostro cuore li, lo chiamiamo. Possiamo contattarti sì, gli... noi una lista, sì, gliela diamo? Paolo, contattami in privato anche me, ovviamente fufu 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 fufu. e ti diamo e una lista il... di 50 film a te? Scusa, se no, sono... Scusami, sì, no eh. cosa fai? Vanno, vanno in multipli di due, coglione, eh, lo so, infatti. 50 e 50 te dici Quindi, se sei tipo gliene puoi dare che ne so 32, a testa, 32 a testa il prossimo Grande. sul Paolo, mio canale tanto penso che tu mi segua scrivi o a me o a Paolo in privato su um... ah, ma a tutti e due te gli dai i tuoi io gli do i miei no eh, però contattaci in privato su instagram e sui nostri profili Ma conto tanto è tutto live che noi la live la faremo tra 15-20 giorni così Benito. quindi fa 64. 32 film a testa bello dai, bello. dai. grande Obvio. e poi ovviamente ti pubblicizzeremo a dovere bello. Io direi che ha vinto Schindler's sì, List. Vinto Schindler List Intanto, però, Sara Giacomelli, ma tu commenti, ma ancora non hai fatto valere. Sara, tua... puoi ancora? Tu preferisci per esempio Rocky o List? Hai un Ro... super chat. Sara, da te, un te. euro da sfruttare, ricordatelo. O cara, vuoi fare il prossimo? Ro... Sara, puoi eh, far passare eh, Rocky o Schindler's, Schindler's List? Attenzione, Leonardo dice 1024 film. La vedo un po' complessa. No, perché credo che il massimo sia 128, quindi più di quelli dovrebbero essere 64. Va bene, se stronzi. Grazie mille, Paolo. Guarda che ci divertiamo un sacco. eh, Ci divertiamo un sacco. Bravo, Vincenzo. Se penso che in questo gioco compare Shakespeare in love e non salvate il suo tempo. Dai, so... list, Schindler's list, Schindler's list. E quindi, ragazzi, possiamo dire la verità? Eh. In no. finale che è Schindler's List contro Titanic. Titanic oh Titanic, mio Dio, dai, se è fatto tutto quel casino, ha, per Titanic, possiamo sì. dirlo. Possiamo dirlo a onore del vero, in finale ci sono i due registi di maggior successo della storia del cinema. Fondamentalmente, sì, e questa è una bella cosa. E però questo... se dopo tutto quel casino per Titanic, ora si fa passare Schindler's list. Va bene uguale, però allora te con cosa vai titanic ma l'hai detto prima so già che fin fare vincere sì mi dispiace concludere questa puntata che ti dispiace ha vinto titanic una mia vita mi dispiace chiudere questa puntata un po con un coitus interruptus senza far intervenire il pubblico. Schindler's List, per quanto mi riguarda, è uno dei più grandi film della storia del cinema. È uno dei capolavori, non il capolavoro. Lui dice che è il suo film migliore, capisco tutti i motivi, anche privati, personali, di Steven Spielberg, però prima qualcuno mi ha fatto una domanda. Io devo rispondere e ricordare che Schindler's List non l'ho visto all'epoca. Mia mamma mi chiese, stasera andiamo a vedere questo film. È lungo, è in bianco e nero. È triste. È del regista di Jurassic Park. Vuoi venire? E io dissi: No, rimango a casa a giocare. E presi questa scena. Quindi io, Schindler's se l'ho visto più avanti nella mia vita, quando è uscito in DVD, quindi parecchi anni dopo, pensate, nonostante io sia un grande amante eh, di Steven Spielberg, che sia uno dei miei due registi preferiti. Se io devo dire qual è il mio film più importante di Spielberg di questo periodo della sua carriera, io dico Salvate il Soldato Ryan, che non è più bello di Schindler's List, ben inteso, ma è un film più bello per me ed è un film più importante per il mio percorso. Titanic, dall'altra parte, è un film che mi ha cambiato la vita e quindi per tutti i motivi che trovate nel video Inno alla Nostalgia dedicato a Titanic, lo trovate su questo canale. E quindi Paolo, mi dispiace non chiamare per l'ultima volta in causa la chat anche per far vedere che non stiamo seguendo un copione, ma andiamo veramente con scelte sincere. E quindi, Però Michele, io non so se ti sei accorto una cosa. Eh. cosa? <ride> io ho detto che faccio il ladro e non lo dico, ma io sono onesto. Io ho detto non lo dico, ma da me ci rimane male, prima fa tanto il dai, eh, però... No, ma il bello è che il tema è fatto, fa anche tutto il discorso. Sì, sì e poi... Allora, sì. per chi non l'avesse capito, nonostante io e Paolo fossimo d'accordo su Titanic, Sara, giustamente, utilizza la super chat che prima non abbiamo potuto convalidare e con un euro fa vincere questo torneo a Schindler's List. Però c'è un minuto di tempo. Ora C'è adesso... un minuto e qualcosa in più di tempo per ribaltare ah. con una super chat superiore a un euro il risultato finale, far vincere Titanic. Qui mi incazzo, devo dire la verità, perché per una volta, che, nonostante ci sia di mezzo, uno dei miei registi, Sara, ovviamente scherzo, eh, di mezzo, no, Michele, non hai capito. No, Io hai e Paolo eravamo d'accordo. Sì. Avrebbe vinto Titanic, ma Sara all'inizio aveva fatto una super chat. No, aspetta, Michele, in... però, aspetta, aspetta, aspetta. Eh no, 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 ha vinto Titanic. Perché la super chat vale solo quando siamo in disaccordo. Quindi, momento panico ah, per è niente, vero, cacchio. momento panico per niente. Momento panico per niente. Eh, quindi, ragazzi, Cara, eh, guarda, dove... hai ragionissima, ricordiamoci che al prossimo sondaggio, Sara Giacomelli, al prossimo WUFUFU ha una super chat da un euro in sospeso. Questo mm? va detto. Eh. eh? Perché se no, fino ad ora la potevamo eh, fare Ha ragione, eh. ha ragione eh sì. Michele B. Bisogna essere corretti. Però Sara, io sono una persona corretta, mi ricorderò di questo euro donato, per il quale ti ringrazio, e al prossimo WUFUFU Sul fu mio fu, fu, canale su, sarà tanto. Sul canale sul di paolo, paolo, paolo avrai una super chat. No, sul mio, dai, sul tuo, giustamente. Eh, è ma terribile. per non far passare due mesi, capito? Va bene, va bene. No. Allora, al prossimo WUFUFU sul canale di Paolo avrai una super chat da un euro da sfruttare. Mi raccomando, perché io ci tengo? Eh? Perché voglio essere corretto. Però l'abbiamo detto prima di iniziare il gioco. Dopo che, tra l'altro, il coglione qui sotto nella prima puntata ha sbagliato. No, no, no. Però, Sara, tu hai una cosa ah, da però... far valere. Okay, però Quindi questa volta non la volevo fare valere. Per il prossimo episodio sul canale di Paolo. Yes, intanto facciamo vincere i super chat. Valgono solo quando siamo io e Paolo in disaccordo. Titanic. Per me Paolo Innocenti e la community di Inno al Cinema Tutta è il quando film vado. migliore tra i 96 vincitori dell'Oscar. No, Sara, migliore. allora, la super chat vale quando io e Michele non siamo d'accordo. Esatto. Quindi se tu ci vedi in disaccordo e vuoi far trionfare un film, scegli quale. Se poi ovviamente capita una super chat più alta da parte di un altro utente, ricominciano i giochi. Allora, caro Ezekiel, ti dico... Ti Titanic, dico che... io... La mia difficoltà sarebbe stata scegliere... Diciamo che la mia finale ideale sarebbe stata Titanic e il ritorno del re. Ok? Diciamo che la mia... No, 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 Giorgio. No. Non essere così... Ah, meno male. Dai, non siamo così cattivi. Comunque è non... un gioco, ragazzi. Come vedete, il bello di questi fu di cui riconosco tutto il merito a Paolo che me l'ha proposto come format una volta al mese e non di più perché sennò poi diventa anche un po' pesante è che c'è partecipazione ci divertiamo noi ma ci divertia vi divertite anche voi siamo attivi noi come eh, persone all'interno della diretta ma siete attivi anche voi e, e... la cosa bella è che se tu vai sul sito dell'UWFUFU e clicchi non quiz ma video guarda un po' cosa appare ti faccio vedere, aspetta eh Ora ti faccio vedere. Condividi. Schermo. Guarda un po' chi c'è. Grazie, sotto. Marco. Chi Innocenti fanno no! noi, davvero? Quindi ora anche questo andrà a sul loro sito. È sul loro sito. Come tu hai fatto, Marco? Questa era la seconda volta. La prima volta che l'abbiamo utilizzato come format è stata sempre in questa rubrica Innocenti, ma non troppo. Ma sul canale di Paolo. Quindi, se non lo segui, come sarebbe giusto che sia, segui anche il suo canale una volta al mese, a mesi alterni. L'uffuffuffuff. Innocenti, ma non troppo, va in onda sul mio canale e sul suo. Quindi, siccome abbiamo puntata, fatto a inizio aprile, andrà mm -hmm. in onda sul canale di Paolo e, come ha già detto, sarà su sui migliori film horror della storia, ma no, facciamo del cuore, se è detto. Se ce lo fa Paolo, cosa si fa? Film del aspettiamo, cuore, aspettiamo. Non mettiamo i. Qua... Allora, se Paolo ancora non avrà, ovviamente, sotto donazione di Michele, che lo pagherà adeguatamente, noi faremo i miglior film horror. Ok, va benissimo. Bellissimi di Imetek Attenzione, attenzione, torna il mio essere assolutamente boomer fareste anche le tier list? Non so cosa siano le tier list. Eh, tipo mettere in ordine di gradimento. Ah, ok, le classifiche, dai. Sì. Però è un pochino più macchinoso, secondo me. Magari Sempre quando abbiamo più finito tutto in testa, Quando non c'è più nulla grazie, da fare, Tiziano. grazie mille, da. Il risultato finale è solo il punto di arrivo di un percorso che dividiamo oh, l'abbiamo già The fatto, horror. caro Zor. Solo abbiamo però a te meglio, zio. Però, però poi, allora, poi faremo, magari faremo un miglior cinecomic non mh. subito perché se no restiamo sempre almeno, sui soliti argomenti dai. Almeno, almeno vincerà Snyder però ragazzi io lo dico Paolo Duncan grazie faccio tutto per la gloria chiunque <ride> abbia voglia di fare delle schede solo per noi di qualsiasi genere tipo che ne so anche ah, solo miglior horror se qualcuno vuole creare ufu 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 ad hoc per noi due lo crea ce lo segnala e noi il mese dopo lo proponiamo. Tanto il Questo... miglior cinepanettone lo faremo, quindi se qualcuno lo vuole creare, però abbiamo già detto che le prossime due saranno Horror e Fin del Cuore. Se qualcuno vuole provare a fare gli horror o qualsiasi altra cosa, tanto i, i nostri Per esempio, importi. per esempio, se eh, ora magari per il miglior horror no, però se per dire no nel prossimo wufufu, qualcuno vuole scegliere anche con la Super Chat, con una Super Chat l'argomento di quella successiva. Facciamo eh, così Aspetta, perché noi stiamo creando le cose strada facendo? Sì. Siamo due cialtroni. Le prossime due puntate sono fissate: miglior mm. film horror e miglior eh, film del cuore che ci organizza Paolo Duncan. Mm. Nella tra due live, quella dei film del cuore, se qualcuno utilizza una super chat per scegliere l'argomento della live successiva, noi. La rispettiamo eh, e lo sì, sì. Io dicevo se già qualcuno lo vuole fare sull'horror perché penso se non ci fossero O Scream o Nightmare per me sarebbe invalidante. Cioè, come fai a giocarla senza eh, scrivere? Lo, so, lo so, lo so, lo so. Però se nessuno ce la vuol fare, grazie Indica, lo stesso. Per ha seguirci. fatto il miglior film di sempre con 250 film, non si finisce più, ma magari prima o poi lo facciamo. Dai. dai. Ovviamente chi decide di aiutarci verrà ampiamente pubblicizzato, cioè ovviamente naturalmente, non pensate, naturalmente, che... ovvio, ovvio. Ragazzi, direi che questa UFU porta una durata importante, poi l'altra volta i film dell'MCU erano meno numerosi, qui si parlava di 96 titoli, direi che è giunto il momento di chiudere questa sì. puntata extra large di Innocenti, ma non troppo. Paolo, entro la fine della settimana facciamo un'altra puntata sul tuo canale, quindi come al solito seguite il canale di Paolo Innocenti perché questa è una rubrica condivisa e quando non siamo qui siamo di là del Livorno se anche quello però quella è un'altra cosa dobbiamo parlare di un po' di cose ho visto la sala professori ieri voglio parlare eh, anche di quello non se ne parla nulla decidiamo lui. quando fare la prossima puntata allora ragazzi certo. migliorcini panettone lo farò ma senza Michele perché quel Marrano eh. non li ha visti tutti lui è fermo al Però, 96 oh, visto che 96, abbiamo già due mesi fissati nel frattempo potrei anche recuperarli sì, per vabbè. te Va bene, va bene, va bene. Vediamo, vediamo bene, ragazzi. Allora, l'ho già detto e lo ripeto in chiusura. Questa è un po' settimana materasso perché un po' al cinema non esce niente di importante questo giovedì. Quindi, non ci saranno grandi recensioni in arrivo. Recupererò sicuramente The Collector entro il fine settimana. Mm. Col dottor Matteo Brandi per farvi vedere tutte le novità del mese di febbraio. Siamo in ritardo, ma il dottor Brandi ci ha avuto un po' di problemini eh, sia di salute perché non c'è il fisico che eh, di lavoro. Quindi sicuramente sarà uno degli appuntamenti. Poi arriverà un'altra puntata di Innocenti, ma non troppo, sul canale di Paolo. Quindi, nonostante la settimana un po' moscia, avete almeno altri due contenuti col mio viso, uno insieme al suo sul suo canale. Per vedermi da qui al weekend. Poi, yes. la prossima settimana, questa è la settimana dopo gli ossa. Siamo tutti un po' rincoglioniti, un po' mm. col cervello battato, quindi ripartiremo e eh, torneranno momenti più divertenti e ricchi di contenuti. Io ringrazio Paolo Innocenti perché questo Wufufu, lo risottolineo, è stato il nuovo film di Italcoen a Livorno. Vado, uscito, domani sera, vado domani sera, vado domani sera. Qui per dire. purtroppo non è ancora arrivato. Quindi eh, spero di poterlo recuperare. Se no, lo vedrò in un video appena possibile e poi ne parleremo magari in un futuro. Spero prossimo. Magari vista la mancanza di novità, questo, questo giovedì esce con una settimana di ritardo a Livorno. Vediamo un po'. Comunque, ragazzi, seguite Inno al Cinema e iscri iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Condividetelo con i vostri migliori amici i vostri peggiori amici. Che più siamo, meglio è iscrivetevi e seguite anche il canale di questo cavallaccio. Paolo Innocenti ci siamo divertiti tantissimo oggi, grazie anche a voi della compagnia. Buona serata. Vi mando un abbraccio veramente a tutti. Paolo, grazie mille, è stato divertentissimo anche con la tachicardia, i sudori freddi e la sofferenza. Il prossimo ufufufufufu... sul mio Inizio canale sul canale migliorò. però continuate Infistare. a seguire, continuate a seguire innocenti, ma non troppo. Sui nostri rispettivi sempre, di Anche quando parliamo delle stronzate, non c'è lo perché non ci caccate mai, non ci caccate mai così Attivi. tanto. Come Buona serata a tutti, buon cinema. Alla prossima,